Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. Benvenuti in diretta su Radio Cigliano, giovedì di festa a Roma, ma in tutta Italia no, e quindi facciamo un po' di casino, un po' di caciara, come al solito, qui su Radio Cigliano, a Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì con tanti ospiti, e questa sera è qui accanto a me. Poi vi spiegherò che cosa sta succedendo dal punto di vista della messa in onda, ma intanto permettetemi di salutare la voce del doppiaggio italiano numero uno, veramente non ce n'è più grandi di lui, Francesco Prando. Ciao a tutti, grazie Alessio, grandissimo piacere stare qui con te. Grazie, ti ho catapultato in una serata che bellissima. Purtroppo pare che Mark Zuckerberg, o come cazzo si chiama questo che ha inventato, sì, che ha inventato Facebook, sia estremamente cattivo con i dopo cena, perché nelle altre trasmissioni che faccio, le trasmissioni più musicali, va tutto bene, non ci sono problemi, filano lisce, partono e non c'è veramente nessun problema. Dal punto di vista, ogni volta che faccio le trasmissioni con gli ospiti succede un casino, per il quale io ho i capelli ritti e passo l'ultima ora prima di andare in diretta smadonnando e ringraziando il nostro amico. Vabbè, Zuckerberg. Ma poi si risolve tutto, vedo, no? Poi si risolve tutto, anche perché abbiamo 74 quello. Maniere per andare in diretta. Allora, intanto metto un attimo Francesco in panchina per raccontarvi che cosa è successo. Solito problema di trasmissione di Facebook che non va. Allora, stiamo trasmettendo col muletto da Facebook, eccolo qua, ve lo indico proprio, quindi abbiamo una trasmissione a una sola telecamera per quanto riguarda Facebook. Stiamo trasmettendo anche in diretta la trasmissione con i banner, i cambi di telecamere, tipo questo che sto facendo adesso. E là, ciao, wow. Guarda, abbiamo un'altra telecamera di qua, ecco, questa la sto trasmettendo in diretta su YouTube. Su YouTube quindi potete vedere la trasmissione bella precisa. Che cosa succede però? Che se commentate su YouTube io non vi leggo, quindi dovete commentare da Facebook. Vi dovete attrezzare un pochino in questa trasmissione stasera, è un po' un casino. Sempre anche sulla radio, su Radio Cigliano, la diretta che sarà quella ufficiale, senza i fuori onda che invece state vedendo voi. Questa è la piccola spiegazione. Un altro piccolo cappello introduttivo: condividete sulla pagina Facebook il vostro video, quello che state guardando in questo momento, perché è fondamentale la condivisione, altrimenti non si va avanti e non si riesce a acchiappare più gente, a divertirsi di più, perché fondamentalmente è per questo che si condivide. Il WhatsApp è più 39 per chi WhatsAppa da fuori Italia, ci stanno WhatsApp che arrivano dalla Svizzera, dalla Francia, da altri paesi, quindi più 39 328 7948 796. Che cosa ci potete fare? Mandateci il vostro contro selfie, non lo chiamiamo così, una vostra foto, panorama, quello che vi pare, insomma, che ci faccia anche, però di faccia è meglio perché così vediamo la vostra faccia e vi conosciamo. Noi vi manderemo a un certo punto il selfie di giornata che ci faremo più in là durante la trasmissione. Ho fatto un fenomeno. Ci avrei messo 2 ore e mezza a dire tutto quello che hai detto. Vabbè, però diciamo che un po' di allenamento ce l'ho. Sì, un po' di allenamento ce l'ho. Francesco, ti devi avvicinare un po' più perché guarda che sei fuori. Eccolo, cioè adesso perfetto, sei perfettamente in telecamera. Benissimo. E siamo contentissimi. Allora, Francesco, come stai intanto? Ti ho acchiappato in questa cosa giornata di festa per vero, noi qui a Roma. Sì, però è fantastico. Perché tanto poi io domani lavoro. Io pure, infatti, quindi ovviamente va benissimo. È per questo anche che siamo qui. Però ci piace perché guarda, ci sta un sacco. Guarda la gente che sta scrivendo, tanta. C'è lei, la Marianna, Maurilia, c'è anche Riccardo, Francesco, c'è Domitilla, ciao Domitilla, un bacio. E c'è Maurizio Pittiglio, ciao Maurizio, Calogero, Giovanni, Francesco, Enzo Barone, Lillo Carpino, tanta gente che ci guarda. Ve lo ripeto un'altra volta, avete qua Francesco Prando che mi ha confessato, ma adesso ve lo confesserà anche a voi, che non è proprio un grande Technologic Man. No? E sei stato buonissimo a dirlo in questi termini. C'era veramente negato per tutto negato quello che riguarda la tecnologia. Sì, sì. Senti, ma proprio negato tutto? No, tutto no, non completamente, insomma. Per esempio, un'autovettura tecnologica a te piace? Sì, 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 assolutamente sì. Poi non so assolutamente come funziona, non so niente di tutto questo. Il parcheggio assistito. Io prendo il pacchetto che mi danno
so quali sono i vantaggi e lì mi fermo. Lì te fermi, io sfrutto, non devo sapere che cosa. Su questo hai perfettamente ragione, però ti do perfettamente ragione. Quindi, però, insomma, che ne so, la domotica. No, Buonasera a tutti! C'è Francesco Prando in diretta su Radio Cigliano. Quindi, però, sappiate che siccome lui non è proprio tecnologico, avete qua Francesco Prando, fate domande perché sicuramente vi sarà data risposta. Tu che rapporto c'hai con la gente che interagisce per il nostro lavoro con noi? Ma a livello di social parli o proprio in generale? Guarda, di tutto, nel senso sia di social ma anche di vai a qualche incontro, vieni invitato. Sì, quelle sono cose che mi capitano e devo dire che partecipo e frequento, diciamo così, molto volentieri, perché mi piace condividere, mi piace parlare del mio lavoro. Mi piace far sapere magari alla gente di che cosa si tratta un pochino in maniera più approfondita, perché è un bellissimo lavoro, ma molte persone non sanno proprio con tutto che siamo nel 2017, e certo 30 anni fa era ancora peggio, assolutamente, anzi negli ultimi anni c'è stato anche un riconoscimento per il nostro lavoro, del nostro lavoro e della fatica che facciamo, quindi mi piace, insomma, se c'è possibilità di mettere al corrente le persone di quello che facciamo realmente e di cosa significa fare il nostro lavoro, certo, che non è solamente parlare davanti a un microfono, che così sembra estremamente, veramente troppo riduttivo. È un po' troppo riduttivo, no, infatti non è così. Guarda, ci sono già delle domande. Mm-hmm. Mi chiamo Saso e sono appassionatissimo del vostro lavoro. E la tua è The Voice. Mi ricordo di quando hai doppiato Leandro nel mondo di Patti. Non è stata una delle mie proprio migliori interpretazioni e performance. Questo è bellissimo. Però, vedi, questi sono programmi particolari. Questo era un programma soprattutto rivolto a ragazzi molto giovani. Ti potresti ricredere. Sono stati un pochino più alti. Sì, come io c'ho la, si chiama demoscopica. Posso sapere tramite Facebook chi ascolta la trasmissione. Certo. E l'ascolto è 35-50. Mamma mia. Pensa. Comunque sì, il mondo di Patti è stata una di quelle cose molto molto seguite. A noi spesso e volentieri queste cose ci danno molta più visibilità e molto più risalto che non magari il film importantissimo. Ma quante volte tu sei andato a fare una cosa di cui non hai memoria perché te la sei dimenticata? Assolutamente. Perché è stata una cosa rapida, magari anche una bella partecipazione in un film. È vero, assolutamente vero. Che però poi è diventato un cult e tutti ti dicono: ma ti ricordi quando hai fatto Giovannino in... E tu dici no. Oppure magari quando hai fatto Cassandra in quel famoso cartone animato giapponese, non ti è mai capitato? Come no? Guarda che le domande sui cartoni arriveranno. Tu come sei verso il media, cartoni animati, anime, eccetera, eccetera? Come lo vedi? Non come lavorativamente parlando, dico, perché là può essere più facile, più difficile a seconda di quello che stai facendo, ma proprio come media, come lo vedi? Lo capisci? Non lo capisci? Più che altro non mi suscita interesse. Non ti dà interesse? No, probabilmente questo non mi fa sì che il mio interesse e il tentativo di capirlo e entrarci dentro sia molto, molto limitato. Molto limitato. Questa è una cosa. C'è chi invece lo capisce di più, c'è chi lo capisce di meno. Vero, io sono molto dentro, per esempio, il media giapponese. Ah, sì, senso, sì, io l'ho iniziato a fruire da ragazzino. Prima. Guardandolo e poi facendolo, certo. E quindi mi ci sono trovato praticamente dentro. Però lo capisco che possa non essere il media per eccellenza. No, che io ti devo dire la sincera verità, se mi capita, se ancora oggi qualche volta me lo propongono, io lo, tu dici, lo evito. Lo se eviti. Lo conosci, lo eviti. Lo eviti anche lavorativamente, sì, proprio? Ah, sì, sì, eh? Sì. Non mi stimola assolutamente nulla. Non riesci a dargli un quadra? No, ho la possibilità di poterlo fare qualche cazzarola. Sai benissimo che si può dire, insomma. Assolutamente. Buonasera Francesco e buonasera Alessio. Sono solo di passaggio, dice Riccardo, per fare un saluto al volo. Ho preso, grazie alla segnalazione di Alessio, il cofanetto con le poesie di Checco Durante. È davvero bello, complimenti. Bene, Checco, mi fa molto piacere. Di cui tu sai ben qualcosa. Insomma, Checco Durante era mio nonno, quindi il papà della mia mamma, diciamo che è stata una presenza importantissima. Che ricordi hai di Checco? Bellissimi ricordi. Intanto quanto te lo sei potuto godere? Molto, perché io ho vissuto insieme a lui fino ai miei 17 anni. Che figata. Quindi l'ho vissuto nella maniera più completa.
E la cosa più bella che mi ricordo è stato il mio debutto in teatro con lui all'età di 10 anni. No, vabbè. Che cosa facevi, te lo ricordi? È stata una cosa bellissima, perché io andavo spesso la domenica a trovare mio nonno a teatro, che recitava nella pomeridiana, mi ci accompagnava mia madre, a quell'età magari andava al cinema, poi andava. E quindi mi capita questa volta di andare a teatro e mio nonno mi chiama da parte fra il primo e il secondo tempo e mi dice, primo e secondo atto, e mi dice: ma ti va di entrare? con la più totale incoscienza dico, ma certo, che problema c'è? E quindi mi stravolge, diciamo, mi modifica la scena in modo tale che un giornale che si trovava su un tavolino all'apertura del sipario del secondo atto non si trova più sul tavolino, ma lo porto io in scena con lui che sta in scena. Con tu che parli o con tu? Con io che parlo per primo appena si apre no! il sipario. Ma questa è incoscienza pura, assoluta. Incoscienza pura. Quindi lui che sta che si sta bevendo un bicchiere d'acqua, io entro, ancora mi ricordo le battute perché proprio me ce l'ho stampata nella testa. E gli dico: vado da retto, ho portato il giornale. E lui mi risponde: vabbè, di a tuo padre che te lo pago un'altra volta. E io, uscendo mi volte, dico: sì, vabbè, ciao, e esco. Questo è stato il mio fantastico debutto in teatro. Però la cosa più bella è stata i ringraziamenti. Mio nonno mi ha chiamato, mi ha messo davanti a lui, applausi, perché era una compagnia importante, però allo stesso tempo abbastanza familiare, sì. Quindi un pubblico abbastanza di afficionato, gente che veniva sempre, quindi che sapeva, certo. Oltretutto chiaro, quindi applausi pazzeschi e questo abbraccio di mio nonno, e mi ha guardato, io questo sguardo fiero, orgoglioso, felice di mio nonno, non me lo scorderò mai. Ma quindi nel sangue, per forza di cose, l'artista. Sì, che però dici? Sai benissimo che non ci sono non ci sono dei geni, no. Diciamo, che vengono trasmessi, però quando è che ti sei orientato, hai detto vabbè, tardi. Però qua ci devo andare. Molto tardi, perché io volevo fare tutt'altro, io ho cominciato facendo tutt'altro, a 12 anni ho cominciato a suonare, a studiare musica. E cosa che mi sono portato avanti fino ai 17, poi ho fatto la maturità, ho cominciato l'università continuando a suonare gruppi, serate, piazze, con un produttore che ci stava dietro. Io volevo fare quello. Era il fuoco sacro. Assolutamente sì. Il problema era che con la musica si guadagnava poco. Ragazzi. E allora mi capisci, siccome qualche turnetto venendo da una famiglia, ecco, di attori, certo, di doppiatori, perché fare. Mio padre faceva il direttore di doppiaggio, mio zio era un direttore di doppiaggio, tutta la famiglia praticamente nell'ambiente. Tu sai benissimo che è vero che bisogna avere le qualità per fare questo lavoro, però soprattutto quando inizi, se hai delle persone dietro che ti aprono qualche porticina, certo, insomma, uno la sfrutta, e lì è partito. Quindi è nato a tempo perso? È nato a tempo perso, poi ho visto che con la musica pochi soldi. Tempo. Io poi sono stato sempre uno molto, molto attento, ero uno che cercava il più possibile di non gravare sulle spalle della famiglia, quindi facevo i lavoretti d'estate, andavo a fare le cose per guadagnarmi un po' di soldi. Quindi ho avuto la possibilità di dire con mio padre: proviamo, facciamo qualche turno. E lui, in quel periodo che era proprio il momento del boom con le televisioni private che cominciavano ad aprire, quindi una quantità di produzione straniera che veniva immessa sul mercato italiano. Tanta, sì. Cioè tu dicevi: vorrei fare doppiaggio, il giorno dopo c'avevi 3 turni al giorno per 6 mesi, sì, perché sì, questa super. Era praticamente... Eri rapito, ti rapivano. E quindi ho cominciato con lui, ho cominciato così, un po' per gioco inizialmente, poi piano piano è andata meglio, ho cominciato a fare un provino, poi ho vinto una serie per una serie americana con un direttore della vecchissima guardia che forse non so se tu conosci o hai conosciuto, si chiamava Mario Colli. Io ci ho litigato, stranamente tutti ci hanno litigato con Mario Colli, ero piccolino, e quindi io niente, cominciai con lui, e lui oltretutto pure lì ho cominciato con i Walton. Pensa che lui era stato un vecchio attore della compagnia di mio nonno, certo, quindi c'è stato proprio un dare e avere, un ridare a me quello che magari lui aveva ricevuto, certo. E diciamo che da lì è cominciato tutto quanto, poi i primi film. Ma tu il primo turno in sala di doppiaggio te lo ricordi? Sì. La prima volta? Sì. E emozioni, pensieri, problematiche? No, ero abbastanza incosciente da questo punto di vista. Andavi, te buttavi? Sì. Che poi ci vuole un po'. Soprattutto quando sei più giovane, perché avevo 13-14 anni, perché mi è capitato di fare qualche turnetto anche a quell'età. Quindi diciamo che i primi li ho fatti là, quindi con molta più incoscienza, fra virgolette. No, quando poi avevo deciso
di farlo seriamente, lì è cominciata a subentrare un po' di paura, che sai benissimo che è inevitabile, sì. Soprattutto quando piano piano viene a contatto con quello che è il Gotha del doppiaggio, perché sì. Io passavo dal mondo dei liberi, dove sì, c'erano tanti buoni attori, ma poi col Gotha, che era un Gotha veramente Gotha, nel senso che era il Gotha degli anni d'oro del doppiaggio, assolutamente. Poi, diciamo anni d'oro nel senso di quelli in cui c'erano i Panicali, c'erano i Cigoli, c'erano i Turi, questa gente qua che al turno quando entrava in sala non volava una mosca, no, non si poteva fare niente. Se non tu è arrivavi oggi, alle 9 posso due assistere? Minuti era un disastro. Sì, me lo ricordo anch'io, me lo ricordo anch'io, e facevo dei salti mortali che non ci riuscivo, ovviamente. In diretta su Radio Cigliano 21:15 del 29 giugno 2017, dopo cena con Francesco Prando, che ci ha già snocciolato un po' di aneddotica, ma è bello fare due chiacchiere. Sì, andiamo a vedere ancora che cosa ci dicono i nostri amici. Vedi, ti ricordo la voce di Kaji in Neon Genesis Evangelion. Che tu ricordi? Che io mi ricordo. Non lo facciamo apposta. Non lo facciamo apposta. Veramente, non è snobbare una. È che proprio è una. È una cosa che non. È troppo non mi arriva, non ce la faccio. Lontano. È troppo lontano. Insomma, c'è chi dice che vuole andare a vedere il cinema e va a vedere solo i cinepanettoni perché gli rompe andare a vedere le cose più pregne, diciamo, più cariche, quindi ce n'è per tutti i gusti, io dico sempre questo. Ned Flanders, anche Ned Flanders, vedi che sì. Sei sempre... Ciao anche da Andrew, Lillo, aneddoto che ho da raccontare io. Che ho da raccontare io in porta e Francesco mi fece un gol di mezza rovesciata, ancora trema la porta. Tu hai fatto la nazionale. Siamo nel proprio Lillo che tra l'altro mi ha fatto un logo della radio fighissimo, andatevelo a vedere su Facebook, veramente bello. Si occupa lui della parte grafica, mentre della parte video si occupa Gabriele Depeche, e grazie a tutte e due veramente per il grande aiuto che ci date. La nazionale di calcio, sì. Te col calcio come sei messo? Io col calcio sono messo benissimo, nel senso che è stato il mio primo, non dico unico perché ne ho fatti tanti, ma insomma il mio sport più importante, praticato, insomma, sì. fino ai 18-19 anni ho giocato a buoni livelli, seconda, prima categoria. Poi poteva, invece sono poteva passato... essere anche un no, assolutamente mai. No, non poteva no, essere. No. Non era proprio cosa. Ero un normale faticatore con però, delle piccole ruolo... qualità. Io all'inizio giocavo da punta, giocavo in avanti, però sai, la statura il colpo di testa non era il mio forte. Proprio. E poi ho cominciato calciotto, poi... E la nazionale doppiatori? La nazionale doppiatori poi è nata quando ci siamo... è nata proprio da un nucleo che si allenava e che giocava tutte le volte, una volta, meno uno o due volte a settimana, in un campo, prima a calcetto, poi calciotto, e poi da lì è nata questa possibilità di creare questa nazionale. Abbiamo cominciato a fare qualche partita, ovviamente sempre per beneficenza, una volta con gli attori, una volta con i piloti. È stata una cosa che è andata avanti per un po' di tempo, è stata parecchio carina, tempo, sì, vero? Sì, 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 ci siamo divertiti, c'era tanta gente, bene. Vi divertivate, avete fatto anche delle belle sfide con la nazionale cantanti, ricordo una. Sì. Insomma, tante nazionali che si sono avvicendate. Sì. C'era molta passione, insomma. E quello è bello, perché poi alla fine si fa solo per quello. Assolutamente, per nient'altro. E te manca un po' il calcio adesso? No, non mi manca perché non potrei più giocare, perché le mie ginocchia ormai... Sono arrivate. So quelle che sono. Tre interventi a uno e l'altro messo male, quindi insomma basta. Adesso faccio un'altra cosa, adesso gioco a tennis. Ah vabbè, hai cambiato. Bellissimo. E come sei a tennis? Mi diverto come un pazzo, gioco 3-4 volte a settimana. No, quindi... vabbè. Ma quando lo trovi il tempo? La sera. Francesca, vabbè, la sera alle 10? No, però comincio dalle 7 fino alle 9-9:30, gioco anche d'inverno oltretutto, quindi proprio... Ah, vabbè, proprio appassionato, sì, assolutamente sì. Dedicato. Io senza sport credo che proprio non potrei stare. Vabbè. È proprio uno sfogo, non solo fisico, ma anche... Non siamo uguali io e lui. No, neanche un po'. Allora, vediamo qualche altra. Allora, una domanda che mi assilla da decadi addirittura, da parte di Federico. Francesco, ma eri tu la voce di Uro e altri in Conan il ragazzo del futuro nel doppiaggio storico?
mi sa che questo dubbio continuerà ad affliggerti per un'altra decade. No, veramente non me lo ricordo. Credo che siano passati oltretutto molti anni. Tanti anni, sì. Perché poi forse all'inizio ne facevi un po' di più, eh? Sicuramente. Sicuramente all'inizio. Poi è normale, determinati cartoni, insomma, all'inizio della carriera ne fai magari di più. Poi. Potendo scegliere, ho preferito magari orientarmi su altre cose. Orientarti da un'altra parte, certo. Andiamo subito al sodo. Parliamo del revival di Will e Grace. Ah, sì. Beh, quella la ricordi, quella serie. Will e Grace, sì. Quella una, è carina. Credo una delle serie più belle. Quanto è durata? Tanti anni? Beh, 8 abbiamo anni. Fatto, credo, 9 o 10 stagioni. 10 stagioni. Quindi è stata una cosa molto lunga. Molto bella. E anche molto era... bella, molto divertente e molto faticosa, perché, come sai benissimo, la commedia è una... è un massacro, perché ha dei ritmi folli, necessità di una dizione velocissima, cambi repentini, quindi anche a livello tecnico è comunque, tecnicamente è complicatissima, tecnicamente è, però secondo me dà più soddisfazione. Assolutamente sì. Tu sei più da protagonista, tu che di protagonisti ne fai tanti, ma tu, proprio tu Francesco, sei più da protagonista o da antagonista? Nel senso, ti diverti di più a fare il buono o il cattivo? Beh, rispondi te, perché lo sai benissimo. Però voglio saperlo da te. Ma certo, ma il cattivo è 10 volte bello, più divertente. Cioè, tra Romeo e Iago, ma cazzo, Iago la tutta la vita. E quindi è molto più stimolante. Però anche la commedia ha i suoi tempi, ha le sue situazioni, ha le sue cose. Poi quella... far ridere è molto più difficile che non far piangere, sì. Saper far ridere. Quindi, insomma, loro erano già bravi di sotto. Allora erano fantastici. Adesso ci sono questi nuovi 10 episodi che hanno rifatto, che dovranno andare in onda non so esattamente da quando. Devo dire che non so molto, perché ancora grosse notizie non sono arrivate. Il cast è rimasto cast è per tre quarti è rimasto inalterato. Quello vocale, diciamo, abbiamo la mancanza di Laura, certo, che sarà una grandissima perdita e che sarà molto difficile da sostituire. Però non l'hai ancora fatto, quindi? No, non è ancora nessuna notizia. Non è nessuna notizia. Quindi non arriverà. So. Arriverà. Quello noi siamo veramente le ultime ruote del carro in questa cosa. La sappiamo con pochissimo anticipo. Anticipo, non lo sappiamo mai prima. Vabbè, questi sono discorsi annosi. Sì, esatto. Enrico dice: ci siamo incontrati a Grosseto alla scuola Enterprise. Lì è doppiato in diretta un anello di Will e Grace. Che esperienza emozionante, grazie. Quindi, insomma, oltre a il contatto col pubblico, ti piace anche far vedere esattamente come funziona il nostro lavoro? Sì, assolutamente. Io ho fatto anche l'esperienza della scuola. Sì. Mi è capitato con la Silvio D'Amico, con l'istituto Nazionale Arte Drammatica, hanno fatto un master proprio per il doppiaggio. E io ho fatto di docenza lì e devo dire che è stato molto interessante. Diciamo che quando li prendi i ragazzi proprio dall'inizio diventa un po' più complicato, perché cominciano subito ad avere difficoltà di dizione, non c'è una base vera e propria ancora, sì, sotto su cui puoi lavorare. Quindi non è stato facilissimo. Però ci sono stati due o tre elementi che stanno andando avanti e che secondo me possono farlo. Possono farlo. Lavoro. Senti un po', rompiamo subito il ghiaccio su un argomento caldo che ci dicono sempre. Il percorso per fare, perché adesso hai visto, tutti, io no perché ho iniziato da bambino, ma è anche tu, però molta gente, tanti nostri colleghi hanno iniziato con il teatro e poi il doppiaggio era una specializzazione, esatto, dell'essere attore. Adesso molte persone invece, col fatto che il doppiaggio è più noto, più si sa di più, anche più fascinoso secondo me di prima. Se ne è anche parlato un po' a sproposito, quindi la gente è stata molto invogliata dal fatto che si diceva che il doppiaggio era facile perché bastava parlare davanti a un microfono e si guadagnavano un sacco di soldi. Vero. Parliamo, diciamo, mai, le cose come stanno. Mai due cazzate così furono, esatto, più vere, capito? Esatto. Assolutamente. E quale consiglio daresti a chi si vuole avvicinare al doppiaggio, non vuole fare teatro, non vuole fare cinema, vuole proprio iniziare con il doppiaggio? È complicato. Io penso che sia complicato, perché comunque, come dicevi tu prima, è proprio una specializzazione del mestiere dell'attore. Quindi le basi su cui si basa, scusa il gioco di parole, proprio si appoggia proprio l'attore, ci vogliono tutte. Quindi devi sapere a livello tecnico, tu hai delle cose che devi sapere anche soprattutto a livello di voce, che cos'è il diaframma, la respirazione, lo studio delle battute, che si studiano, sono cose che si studiano, che ci vuole tempo. È vero. Oggi come oggi le scuole che sono nate negli ultimi anni non hanno secondo me la capacità di insegnare bene ai ragazzi determinate cose, perché ci sono classi troppo numerose, perché il tempo è limitato.
perché ci vorrebbe una... Non so se ti ricordi la scuola della Pumais. Come no? Sì, certo. Tanti anni fa. Tanta quella gente è uscita da quella scuola. Una scuola fatta benissimo, oltretutto si mangia... Credo, non so se sia durata un anno o cose del genere. Sì. Tutti i giorni, da tipo 6-8 ore. E lì su 12, poi ci furono delle selezioni per entrare. Ma praticamente il 90% delle persone che hanno fatto avanti. quella scuola è andata avanti. È gente che ci ritroviamo adesso alle GIO e che fa i protagonisti. Certo. Quindi insomma veramente è gente valida. Certo. Oggi queste scuole così non ci stanno più. E secondo me è un problema, anche perché tu sai benissimo che il nostro lavoro ormai necessita una velocità tale per cui un direttore non si può permettere di far rifare una battuta a una persona 6, 7, 8 volte, non c'è il tempo. Quindi devi essere subito pronto. O di insegnare. O di insegnare e dire a questo ragazzo che secondo te magari ha le capacità, ma che per mancanza di esperienza determinate cose non può capirle immediatamente, è inevitabile che si trova in difficoltà. Certo. Quindi questi ragazzi purtroppo avranno delle lacune, avranno delle mancanze con l'andare del tempo che magari se riusciranno a studiare, ad applicarsi, riusciranno a colmare da soli, però è molto più complicato. Io vengo, ecco, da Mario Colli, che prese me, come successe ad alcuni altri miei colleghi, nostri colleghi della mia generazione, sotto l'ala proprio protettrice, e mi insegnò tutto. Cioè ogni volta che sbagliavo una battuta lui veniva a leggio, mi faceva disegnare la battuta, mi spiegava la respirazione, il diaframma e dove doveva mettere. Certo, cioè, tutto, ti diceva tutto, soprattutto a livello tecnico. Quello certo. È una cosa che io quindi comunque trovo. Adesso secondo te è meglio comunque avere la base da attore e poi a quel punto sì. Decidere se assolutamente sì certo, o se no come è successo tante volte, i bambini che iniziano da piccoli. Certo, poi, vabbè, là è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. È completamente un'altra cosa, proprio completamente diversa. Allora, senti, io direi che ci sono tante domande, ma sì. Iniziamo anche a ascoltare qualcosa di Francesco. Mm-hmm. Allora, io abbiamo provato come dei matti a importare un brano, perché Francesco ha un gruppo musicale, sì. Fa parte di un gruppo musicale. Me ne vuoi parlare un attimo di questo tuo gruppo? Ma io ti ho detto, io ho cominciato a studiare musica all'età di 12 anni, al mitico St. Louis Jazz Club a Roma, che è tuttora probabilmente la scuola più importante di jazz a Roma, e contemporaneamente ho cominciato a tipo un anno o due anni dopo a suonare in questo gruppo che era fatto tutto di compagni di scuola, sì. Di amici e quindi Beatles, un percorso sì, iniziale un po' come esatto, i Beatles esatto, come tante band esatto, e con questi compagni miei amici di scuola dei 14 anni a distanza di 40 anni noi non ci siamo mai persi di vista, siamo sempre rimasti amici e legati e... Però abbiamo deciso perché non rimettiamo insieme, anche perché abbiamo suonato dai 14 fino ai 18-19, quindi facendo un repertorio di un certo tipo, noi amavamo tutto il rock prog che stava nascendo in quel periodo, quindi una musica anche abbastanza complicata. E quindi abbiamo detto perché non ci proviamo a mettere in ballo per l'ennesima volta e cerchiamo di chiudere un cerchio, no? Di finire questo discorso iniziato e mai portato a termine in maniera definitiva. Quindi ci siamo messi sotto con grande passione, ci siamo divertiti come pazzi. È stato un grande impegno perché poi... Ma è stato o è tuttora? Beh, abbiamo continuato a suonare anche dopo, adesso siamo in un momento di pausa. Ok. Però insomma per due anni abbiamo suonato, abbiamo registrato, sala mix, prove... E poi alla fine abbiamo presentato questo disco in un concerto che abbiamo fatto. E qui è stata la parte per me emotivamente più bella, sicuramente più bella, perché l'abbiamo fatto nel teatro dove recitava mio nonno. No, che figata! Che è stata una cosa bellissima. Io mi sono ritrovato su quel palco su cui ero stato per la prima volta nella mia vita. E non c'eri più tornato tu? C'ero tornato finché ci ha recitato, sì. Recitato mio nonno e poi mia nonna, ma insomma fino all'età di 16, 18, poi dimenticato. Poi basta. E quindi ritornato, abbiamo fatto questo concerto bellissimo solo per amici, perché era una cosa che noi volevamo fare ma non c'erano velleità particolari. Certo, certo. Però il prodotto ci è piaciuto tantissimo, siamo stati bene, il concerto è venuto benissimo. Tra l'altro, mi fai vedere, perché voglio farlo vedere. Allora, questo mi hai detto che è un disco che non è pubblicato, non è stato pubblicato. L'abbiamo fatto tutto da noi. Creato da voi. Esatto. È veramente molto bello. Tra l'altro, quando quando degli artisti fanno un lavoro che non devono pubblicare, ci mettono veramente il cuore. Allora, se io vorrei farvi vedere che confezione meravigliosa di questo disco. Si chiama Time Presses. Time Presses. E voi vi chiamate? Clystron. Clystron. Guardate che meraviglia. Adesso vediamo se riesco a centrarlo anche con la...
Adesso il disco non c'è perché abbiamo provato a metterlo, ma adesso ve lo faccio vedere perché lo tiro fuori. Veramente una bella composizione, con tanto di libretto, con abbiamo fatto le cose serie come andavano fatte fino in fondo. Veramente bello, con tanto di bollino di SIAE. E voglio farvi vedere perché merita, secondo me, adesso visto che non siamo riusciti a... Guardate che meraviglia. Anche perché noi, CD, essendo dei vecchi, abbiamo ricreato il vinile sul CD praticamente. No, vabbè. Un CD nero da entrambi i lati, fantastico, bellissimo, meraviglioso. Guardate che meraviglia. Questo purtroppo non è comprabile perché non è stato pubblicato. Pochissime copie per tutti gli amici. Però insomma, grande Francesco, tu che suoni? Io suono la batteria. Tu suoni la batteria. Phil Collins. Phil Collins. E bucio de culo quella, veramente. Sì, io avevo il mio fratello che suonava la batteria da ragazzino, però è un altro di quegli strumenti che ti... Io ho bisogno, fra sport, musica, ho bisogno di scaricare. E quello è un altro modo. Esci che sei in pace col fantastico, mondo. In pace col mondo. Assolutamente sì. Dammi un numero di canzone, perché poi, oltre a questa presentazione del gruppo di Francesco, lui ha portato 8 pezzi che sono quelli che l'hanno caratterizzato. E la domanda iniziale è dopo. Difficile? Perché? No, difficile. Estrapolarne 8? Difficilissimo. Quasi impossibile, secondo io mi sa che questa è la tortura più grossa che posso fare a tutti. Veramente quasi impossibile, perché uno ne vorrebbe portare non 8 ma 800. È vero, sì. I dischi che hanno caratterizzato i momenti della nostra vita sono tantissimi. Tanti, troppi. Ho cercato di trovare un senso. Di trovare un senso, insomma. Mettiamo il numero uno. Il numero uno, allora, vabbè, questa è... Poi ti spiegherò perché. Aspetta che però io mi sa che non ce l'ho in ordine. Il numero sei. Quindi per me è la numero sei, perfetto. Adesso me le ordino in maniera che ce l'abbiamo in ordine. Allora, perché questa... Perché loro hanno una pubblicazione, hanno fatto miliardi di canzoni, veramente certo, tante. Ma perché questa? Questa perché è la mia prima memoria musicale della mia vita, praticamente. Io mi ricordo questo disco... Come primo proprio? Come numero primo. Uno. Ma che figata. Come primo, mi ricordo questo disco, 45 giri, messo nel mangiadischi, arancione che aveva mia col sorella. Tasto, ovviamente, col tasto. Non rigato di più, sventrato. No, una cosa. Però questa canzone che io cercavo di ricantare, ovviamente scimmiottando un inglese che ero assolutamente incapace di rifare, però mi è rimasta in testa, quindi per me questo è come se fosse l'inizio. È la tua guida musicale anche. Sì, diciamo, però poi a livello di genere musicale... Hai dirazzato un po'. Io non ho mai avuto una linea molto dritta, insomma, ho sempre cercato a destra e a manca. Infatti, io, come vedrai, sono generi musicali abbastanza diversi, molto eterogenei. Sì. E quindi, però, io ogni volta che la sento è una botta. È un colpo al cuore. Sì, e quindi allora, mi fa piacere. Senti, e allora riproponiamo, vediamo il colpo al cuore, che cosa succede. Questo è un pezzo del. Vale a trovare. Del 1967. Dei grandi Rolling Stones. E poi ti farò la domanda se sei più Beatles o Rolling Stones tu. Let's Spend the Night Together, primo pezzo di Francesco Prando in diretta su Radio Cigliano. Beatles o Rolling Stones? Non è mai facile, secondo me, poi decidere. Ma no, c'è chi invece è deciso immediatamente. Però forse Rolling Stones. Rolling Stones, Sì. Sì. Perché poi hanno cambiato tutte e due queste band la musica dell'epoca. Assolutamente. Sicuramente i Beatles per primi, vabbè, non ci sono cristi, però dubbi. Poi anche i Rolling Stones, porca miseria. Popolo di Facebook, noi siamo solo con voi adesso per 2 minuti e 50 ancora, mentre scorre il disco dei Rolling Stones. Allora, vi ripeto che cosa è successo. Questa trasmissione la state vedendo in questa maniera, col muletto, perché siamo completamente paralizzati su Facebook, sulla messa in onda di Facebook, per un aggiornamento del programma che purtroppo funzionava alle 8:10, non funzionava più, e meno male che faccio i check, altrimenti non me ne sarei mai accorto. Ma nel frattempo potete vedere questa diretta su YouTube. Sta andando la diretta con tutte le telecamere, con tutto quello che ci deve essere, senza nessun tipo di mulettaggine, è quella precisa. Questa diretta in HD questa volta la potrete vedere sempre sul canale YouTube, pubblicata alla fine del video, della diretta che stiamo facendo. I vostri messaggi però io li leggo da Facebook. Se mi state mandando dei messaggi su YouTube, io purtroppo, ragazzi, non riesco a vederli.
su YouTube ci abbiamo, vedi, 24 spettatori su YouTube in questo momento, ce ne sono altri 30 qui, quindi siamo a 50 di media, che non è male. E domande a Francesco Prando, e abbiamo anche il WhatsApp. Oddio, si è scatenato il WhatsApp, l'avevo perso e si è scatenato il WhatsApp. Allora, dall'Arena di Verona sta per iniziare il Nabucco e non potrà vederci Ricky perché sta lavorando al Nabucco all'Arena di Verona. Un altro bel, una bella cosa. Tu come sei con l'opera? Ti piace l'opera? Sì, l'opera mi piace. Non l'ho vista tantissime volte, ma è una cosa che... È una cosa che ti piace, sì. Una cosa che ti piace. Grazie Ricky, che in questo momento starei lavorando, perché il messaggio è di qualche minuto fa. Ma ti rivedrai sulla pagina YouTube, senz'altro. Andiamo a vedere ancora chi è che ha partecipato. C'è Marianna che ci fa vedere Mortacci. Ah, questa me la ricordo. Beh, non è bello però farci male. No, non è bello, veramente. Non è bello. La crostata al gelo d'anguria. Oh, è una roba da morire, da è una roba da urlo, veramente. Grazie mille per queste testimonianze che ci piacciono molto, da Marianna. E poi chi c'è? C'è Andrea, presente dalla Svizzera, e questo è il... no, Sasha, e questo è il controselfie di Sasha, che ci fa vedere che c'ha proprio la tua pagina davanti. Grande Sasha, grande dalla Svizzera, Sasha. Ho detto, abbiamo anche la Svizzera, quindi dobbiamo darvi anche il prefisso con l'internazionale per mandarci il WhatsApp. Torniamo in diretta. E questo era il primo vinile assolutamente devastato, distrutto, graffiato, sgraffiatissimo di Francesco Prando, che è stato il primo, come dire, il primo contatto con la musica. Sì, sì, è stato il primo. Ma tu con la musica che rapporto c'hai? Un rapporto quotidiano? Non proprio. Diciamo di sì. Io, insomma, quando mi alzo, spesso, quasi sempre accendo la mia radio, quindi insomma sento molto jazz, mi piace molto sentire, mi piace, mi rilassa, e quindi... Però, diciamo, proprio quotidiano in questo periodo no. Io mi alleno e suono quasi tutti i giorni. Sì. Quindi, diciamo, però in quel momento... Però è la tua musica quella. Sì, sì, esatto, ma sento magari altri pezzi, sono sopra determinati pezzi, quindi insomma a volte sono sempre un po' gli stessi. Però diciamo che almeno... 4-5 volte alla settimana, comunque la mia mezz'oretta, oretta di musica. Sai che c'è, io vivo in moto. È quello non che te lo stavo dicendo, in macchina, sì. Io la musica, io se no, ogni volta che salgo in macchina ce l'ho fissa. La radio accesa immediatamente. Assolutamente sì. E con i nuovi sistemi di... come si chiama? Di trasmissione di musica digitale, che ne so, iTunes Music, Spotify, questi qua che puoi avere in tasca tutto lo scibile umano pagando un piccolo abbonamento anche gratis, la musica digitale, tu come ti trovi? No, perché sai, allora noi abbiamo un grande collega che ci ha lasciati da poco, che si chiamava Dante Biagioni, che a me era tremendo, era così appassionato, sì, di musica, che lui ha seguito tutte, anche tecnologicamente, e lui di tecnologia non capiva assolutamente niente, ma io me lo ricordo con il Walkman, poi dopo col CD, sì, sì, e le cuffiette, e poi negli ultimi periodi Spotify aveva la musica, si era comprato, perché dice, ma come faccio a non avere in tasca tutta la musica del mondo, capito? Però il mezzo elettronico è un po' una barriera. Sì, forse sì. E quindi tu eri più da vinile o da CD? Vinile, io ancora ce l'ho i vinili. Ce l'hai? Sì, c'hai, sì, i giradischi a assolutamente casa? Assolutamente sì. E lo suoni? Poche volte, pochissimo. Pochissimo. Non ci si diciamo riesce. Che non c'ho manco lo spazio in questo momento. Però molto CD, io continuo a comprare CD, è una cosa che a me piace l'oggetto. Ti piace l'oggetto, sì, la copertina, sì, il disco, sì, proprio? Assolutamente sì. Vabbè, lo so. La musica elettronica è bella, però bisogna saper vivere l'elettronica anche. Siete due maestri con la M maiuscola, dice Davide, e avete lavorato entrambi nella serie TV Heroes. Francesco doppiava Nathan Petrelli e Alessio doppiava Sylar. Sì, abbiamo fatte parecchie delle serie insieme, poi senza mai incontrarci, perché guai a incontrarci. Carità, guarda, proprio adesso ci stavamo ricordando l'altro giorno, quando parlavamo di questa trasmissione, ci siamo ricordati di un film che abbiamo fatto insieme e che
e quello della foresta. Ah, come no? Come che la, abbiamo fatto la foresta dei sogni. Sì, però non mi ricordo se io c'avevo te il cuffio o tu c'avevi me. Non mi ricordo chi dei due l'ha fatto per primo. Mi sa che l'ho fatto prima io. Prima te, mi sa che io c'avevo la tua colonna in sì. cuffia. Tra l'altro, una copiaccia brutta, tremenda. Abbiamo lavorato malissimo da quel punto di vista. Però sì. poi è bello, io, Francesco. Tanti colleghi, insomma, Francesca, è sempre un piacere farmi aprire la colonna per sentire, perché sento come me l'ha data la battuta e gli rispondo di no, di ma io non l'ho visto al cinema e te l'ho detto l'altro giorno quando t'ho incontrato e ti ho detto, guarda, bellissimo, è stato fatto un lavoro veramente molto molto bello, io ho fatto fatica a riconoscerti e credo che questo sia forse il più bel complimento che si sì, può fare. Sì, quando ci spersonalizziamo, no? Diventiamo quello che c'è nello schermo, sì. E quella è la cosa più bella. Al loro servizio completo. Assolutamente. Senti, Ale Bettarella dice, è incredibile come sia diversa la tua voce nella parlata normale. Io posso aggiungere, evviva Dio? Certo. Posso aggiungere, certo. Evviva Dio? Perché... Vabbè, perdiamo questa necessità di questo italiano assolutamente pulito, perfetto, senza sbavature, senza inflessioni. Che è una lingua un po' innaturale, diciamocelo. La parliamo solo noi? La parliamo solo noi. Non esiste nessun altro in che Italia parla. La parliamo solo noi. Esattamente. E quindi è normale. Poi c'è, diciamo che qui c'è anche un po' di rilassatezza, uno non deve stare attento se c'è una scivolatina. E sti cazzi, quella passa. Vai avanti, che non c'è problema. Mentre invece là siamo esatto, un po' più in punta di forchetta. Esatto, sì. Esatto. Un abbraccio al mio amico Marlon Brando, sei il mio doppiatore preferito. Ah, dice Maurizio. Come mai vediamo così? Tu lo conosci Maurizio, sì. Io penso di sì, adesso di beh, nome. Maurizio è un grandissimo fonico che io conosco da 30 anni. Ma certo che lo conosco. Ah certo, quel Maurizio, scusa. Di Maurizio. Scusa Maurizio, sono rincoglionito. Un abbraccio come al solito. Come mai vi vediamo così? Perché ci state vedendo dal muletto, problemi tecnici, ma la trasmissione la vedete in HD su YouTube. Tra l'altro avete una ottima prospettiva di Francesco e questa è la cosa importante dal muletto stasera. Però la vedete su YouTube subito dopo la fine della trasmissione, la trovate in HD con l'alternanza di telecamere, i controselfie, tutto quanto. Purtroppo oggi non possiamo farvi vedere i controselfie. Se intanto volete vedere come sta avvenendo, è in diretta su YouTube, però da lì non potete commentarci perché non leggiamo i commenti. I commenti dovete farli da qua. Quindi se avete due dispositivi, uno mettetevelo su YouTube e ci vedete, con l'altro su Facebook se volete ci commentate. Allora, più a destra Alessio, lo so, dovrei far così, però è che una... Ecco, guarda, mi spallo un pochino dalla telecamera. Signor Prando, che ricordo ha dell'esperienza del doppiaggio di Interstellar? Ti è piaciuto il film? Sì, il film mi è piaciuto moltissimo. Che bel film quello. Abbiamo lavorato in maniera allucinante, perché abbiamo lavorato con il tondino. Col tondino? No, con la bocca no. Però abbiamo lavorato con la faccia, cioè proprio col tondino intorno alla faccia, appunto. Vedendo nero da tutto il resto. E ci hanno fatto fare una cosa assurda che a me era la prima volta che mi capitava, cioè noi ci hanno prelevato 10 giorni prima, una mattina, ci hanno portato all'aeroporto, messi su un volo per Londra, siamo arrivati a Londra, visto il film alla Warner, ci hanno fatto praticamente spogliare, l'abbiamo visto in mutande perché senza telefonino, che sei matto? Finito il film, ripresi proprio così per la collotta, la ributtati su aereo, riportati sull'aereo, la sera è stata no, per farci voi vedere voi e altri noi d'Europa. E altri d'Europa, e sì. Altri d'Europa. Sì, eravamo in 5 o 6, c'era il russo, c'era il tedesco, adesso tutti lo spagnolo. Ma col tempo del fa due chiacchiere però alla fine, perché guarda me, forse una ventina di minuti di chiacchiere, ovviamente tutti rigorosamente in inglese, quindi sì, ho capito, ma te come sei con l'inglese? No, abbastanza bene. Ci vai. Però è ovvio che se tu ma ti è capitato a te anche di recitare in inglese con la faccia? Non ti è mai capitato? No, in inglese non è mai capitato. In inglese non mi è mai capitato, ho sempre recitato in italiano. Sempre in italiano, sì. Capita le coproduzioni, no, quello non mi è mai successo. Qualche provino fatto, sì, in inglese, però raramente. E quindi sta cosa spaziale, teletrasporto, vanno esatto. Teletrasportati lì. Ecco, dopo 10 giorni abbiamo cominciato il film, è stato lungo, è stato complicato, poi c'erano degli effetti proprio per il fatto delle tute astronauti, per i caschi, quindi abbiamo lavorato con i microfonini contemporaneamente, con due microfoni, insomma è stato un lavoro anche a livello tecnicamente abbastanza complicato, però insomma è stato meno male esperienza. Che ve l'hanno fatto vedere. Ciao Isabella Pasanisi che ci stai guardando. Ciao Isa. Bello che ve l'abbiano fatto vedere. Sì, perché... almeno quello, almeno per darti un'idea, però tu sai benissimo che se c'è un tondino tu vedi la tua faccia e la tua bocca, va bene, ma che ne sai a che distanza mica sta te ricordando quello è passato rapido, due ore passa di film, certo, insomma diventa complicato, diventa però, complicato, però insomma è andata un po' bene. Va aiutato, sì, un pochino, sì, almeno sì. Hai visto l'ambientazione, no, certo. Hai visto tutto, anche perché lì l'abbiamo visto proprio al top con tutto in super HD, quindi stavamo in una cosa seria perché era la sede della Warner, quindi lì,
Si sentiva bene. Si sentiva bene, c'era sì. Un ottimo sonoro. Direi di sì. Le accetti le amicizie, chiede Saso su Facebook. Sì, vado pochissimo su Facebook, forse mi capiterà una volta ogni 10 giorni, la settimana di... Vedi come sono social io. Super social. Super social Francesco Prato, però le accetta le amicizie, quindi quando si ricollegherà la prossima volta sì, magari troverà le amicizie e le accetta. Interstellar l'abbiamo detto. Francesco, cosa ne pensi degli anime giapponesi? L'abbiamo già detto, però questo no. E quale pensi sia la differenza tra doppiare un cartone giapponese e un americano tipo i Simpson, visto che l'hai fatti tutti e due? Trovi differenza tu? Beh, Simpson è una cosa molto a sé, insomma, una cosa molto particolare. Sì, Simpson, non è c'è la una caratterizzazione cosa. Totale della voce, cioè la voce va in maschera completamente. Poi sono tutti sopra le righe, quindi è una recitazione completamente diversa. Esatto. Lì è molto più intimista, almeno i personaggi mi piacevano a me, perché io la prima cosa che dicevo quando mi chiamavano le ultime volte, mi dicevo, ma urla? Mi dicevano sì, mi spiace, sono occupato. E la urlano spesso. E lì urlano spesso. Allora mi davo ultimamente, gli unici che ho fatto erano molto intimisti, parlavano tutti sottovoce, allora quelli si potevano fare. Francesco, ricordo del doppiaggio di Uomini che odiano le donne, dato che il protagonista è mancato da poco. Ah, questo non lo sapevo. Anch'io non lo sapevo. Il ricordo è molto bello, il film era molto bello ed è stata, ti devo dire, io avevo letto tutta la trilogia prima di fare il film, quindi quando mi hanno chiamato per fare il film ero felicissimo. Eri preparato? Ero preparato, sapevo tutto. Ma l'avevi letta per piacere o l'avevi letta? No, l'avevo letto per piacere. Per piacere? Sì, assolutamente. Poi me l'ero veramente divorata, perché mi era piaciuto tantissimo. E quindi farlo è stata una bellissima esperienza. Oltretutto è una di quelle poche volte, almeno che a me è capitato, che tu leggi un libro e quando lo leggi ti fai un film. Sì. Ti crei delle facce su quei determinati personaggi. E poi le hai dovute rivedere diverse. Ecco, a parte quello che doppiavo io, che forse l'avevo visto un po' più figo, ma tutto il resto invece era assolutamente molto vicino, conforme. A come l'avevo immaginato. Era conforme. Sì, bellissime le atmosfere, girato molto bene, quindi insomma interessante. Senti poi, un po', ma qual è un film che tu hai doppiato, il film che hai doppiato e che ti è rimasto più di tutti, di tutti quelli che hai fatto? Il primo. Il primo che era? Si chiamava Birdie, era un film di Alan Parker. Porca miseria. Bellissimo, sulla storia di questa amicizia fra due reduci di guerra. Matthew Modine e Nicolas Cage, io doppiavo Nicolas Cage, vinsi questo provino, non so come, però feci un provino, ancora mi ricordo, fantastico. Ed è stata un'emozione pazzesca, perché per la prima volta, come ti dicevo, ero a contatto con... cioè io per la prima volta mi sono trovato a leggere Ferruccio Amendola, con Pino Locchi, con la Savagnone, con Piazza, Giorgio Piazza, cioè veramente col mondo vero del doppiaggio. Massimo sì. Giuliani, che faceva l'altro ragazzo, che almeno per la mia generazione penso sia stato uno dei punti assoluti di riferimento, perché era veramente straordinario, lavorato benissimo con i tempi giusti, come si poteva fare una volta, quindi standoci. Io mi ricordo l'ultimo turno, l'ultima scena in cui lui piangeva dall'inizio alla fine, io ho fatto un lago per terra sotto il leggio. Ah, sì? Ero totalmente in empatia col personaggio. Dimmi un'altra cosa, poi adesso sono passati tanti anni, certo. No? E quello era un film carico di emozione sicuramente. Sì. Ma tu, quando sei al leggio, entri e esci o entri e resti? Nel senso, ci entri e hai bisogno, che ne so, dopo una scena intensa anche di 5 minuti di un caffè, una sigaretta, una cosa del no. genere, o comunque... Io preferisco, una volta che ci sono entrato, di andare avanti, cioè io non ho necessità di avere il momento di riposo fra un anello e l'altro. Ho capito. Io sono proprio uno di quelli che si mette là e mena finché si può, finché dall'altra parte quell'altro non è morto. Quindi stai là sì, a 2000. Sì. Ho una grossa capacità di concentrazione, questo mi aiuta moltissimo. Cioè anche fra un anello e l'altro io magari sono capace di fare la battuta, lo scherzo, anche se è un momento drammaticissimo, riparte il film e io è come se spingessi un bottone, sei dentro esattamente subito. Esattamente al 100%. Al 100%. Quella è una dote che non dipende da me. Sì, che non hanno tutti, no, ovviamente. Però è un fatto proprio di... Io lo dico sempre, cioè, come il talento in questo lavoro è fatto de culo. È vero. Parliamoci chiaro, vero. Perché né io né te ce lo siamo meritato, in sì. nessuna maniera. Ci è capitato, qualcuno ha detto tu no, tu sì. E allora dobbiamo essere grati a chi ci ha fatto questo regalo.
e fare in modo di fare il nostro lavoro sempre in una certa maniera, no? Quindi essere sempre, sempre con grande concentrazione, sempre, sempre sul pezzo. sempre a 2000 veramente. Francesco, ho ammirato il tuo doppiaggio di Shiryu, vedi, del drago, nel ridoppiaggio del film di Sanseira, che non conosco io sinceramente, e forse manco vedi tu. Però quante domande ci sono sui giapponesi rispetto tante, a tante tante, lo so, tante. Io però voglio introdurre un'altra cosa, perché è una cosa, tra l'altro gliel'ho detto anche a Sandra Cerbo, gli ho detto: a me me devi fa fa un quarto alla barbiere in un film de 007 perché io lì non ci ho mai messo piede. Tra l'altro, l'ultima volta, mentre stavate facendo Spectre, mi sono affacciato e ho non puoi, via, sì, coi mitra, veramente. Il mio nome è Bond, James Bond. Fantastico. Dai. Fantastico. Beh, quello è stato un periodo figo, perché io l'avevo doppiato già Daniel Craig in un paio di film, sempre con Sandra Cerbo, che poi ha fatto la direzione di tutti i Bond. E quindi sono, quando ci sono stati da fare i provini per lui, ovviamente mi ha chiamato, ma eravamo tanti, certo. Eravamo veramente tanti, quindi diciamo che siamo andati un po' a eliminazione. Più riprese di 20, provini, sì. Da 20 siamo rimasti 10, poi 8, poi 6. Poi alla fine ci hanno cominciato a far doppiare i trailer, sì, del film. 1, 2, 3, finché una volta io sono andato e c'era Sandro, c'era la responsabile della Sony, e prima di fare il trailer mi ha detto: adesso te lo possiamo dire, sei tu. Quindi insomma è stata una bella emozione, una bella conquista, anche perché quanti ne avrei fatti, innumerevoli veramente, di provini, di trailer, sì, tanti. Assolutamente sì, tantissimi, tantissimi. Però è stato fantastico, sai che c'è, che nel primo film lui praticamente la frase "io il mio nome è Bond, James Bond" non la dice, la dice alla fine del film, fine. È l'ultima battuta, sì. Quindi ho dovuto aspettare tutto il film che poi è quella che uno vuole fare, certo, no? Che cazzo è, certo. È quella che poi noi non è che abbiamo degli obiettivi, che questo da arrivare a fa Bond è un obiettivo, però è un gradino importante, è una cosa bella. Quanti film di James Bond avevi visto tu prima di farlo? Beh, abbastanza, non ero proprio uno strapatito, però insomma ne avevo visti tanti. Questo è un po' come quando io ho fatto Star Trek, che vedendolo da ragazzino, io ero impazzito di Star Trek, e da ragazzino, sai quando sei proprio bambino, cioè 10-12 anni, che giochi e dici energia e te fai lo smaterializzazione, e poi l'ho fatto, quindi è una bella conquista, no? È un bel punto d'arrivo. So che tipo di emozione è una bella emozione. E lui come lo trovi? Perché sai, io Daniel Craig, quando nella prima scena del primo film, che c'è quella scena di lotta in cui poi lui ammazza e poi si capisce dopo che è James Bond, sì. Io sono un grande ignorante del pre-sala, quando vado al cinema non vedo un trailer, non vedo un cazzo, non vedo niente. Io non sapevo chi era James Bond, sapevo che era cambiato, non sapevo chi fosse, non lo sapevo. Quindi la prima cosa che ho visto, questo biondo con l'occhio ceruleo, molto russo probabilmente, no? Sì, sì. Sembrava l'antagonista del film, esatto. Come lo vedi tu invece come James Bond? Ma rispetto, guarda, ai moroni soliti? Loro hanno voluto dare una svolta molto, molto netta, precisa, diciamo, tagliente, da Pierce, sì, Brosnan in poi hanno voluto proprio fare un taglio netto, cioè per la prima volta è diventato molto meno fumettone e molto più reale, cioè è molto, oltretutto molto più vicino ai romanzi di Fleming, assolutamente molto più vicino al personaggio. È uno cattivo, è uno che ammazza. Per la prima volta in Bond si vede il sangue. Beh, la licenza d'uccidere ce l'ha, facciamogliela usare. Esatto, no? Esatto. Quindi è molto più violento, è molto più crudo, sbaglia, si innamora, cioè tutte cose nuove, no? Sì, sì, sì. Non è quel fumettone di prima, no, con la bonona del film che poi alla fine ci fa l'amore e basta. Esatto, esatto. Sempre sporco, rotto, ammazzato. Sì, invece Brosnan ferito, no? Così era perfetto. Perfetto, sì. Era meno realista, sicuramente era più in linea con i precedenti. Però... io credo che il successo sia molto meritato, perché comunque gli ha dato un'altra anima, sì, gli ha dato un'altra, questa fisicità molto, molto forte, molto, sì, lui è veramente fisicatissimo, sicuramente gli ha dato proprio tutta un'altra caratteristica, sì, una svolta vera, sì, nell'ambito totale, della saga, assolutamente totale. Lui com'è da doppiare? Ma sai, in Bond è molto... schematico, è diciamo, molto schematico, sì, insomma, non ha grossissime sfumature. Quell'ironia che c'era in Brosnan c'è ancora sicuramente,
però è più celata, è meno smaccata, ho capito. È un pochino più paracula, diciamo, fra virgolette. A servizio del film, sì. Molto a servizio, sì, del film. Sì, sì, sì. 21.53 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Francesco Prando stasera, tanti aneddoti, tante chiacchiere. Finalmente anch'io ho condiviso sulla mia pagina Facebook e sulla pagina di Radio Cigliano il video, mi ero dimenticato, fatelo anche voi, condividete sulla vostra pagina Facebook questo video perché quello non lo potete condividere, quello sta su YouTube, lo potete condividere però questo sulla vostra pagina di YouTube. Il WhatsApp per essere super social con noi e per avere poi il selfie di giornata che faremo io e Francesco tra un po' è +39 se WhatsAppate da fuori Italia, 328-7948-796. Musica, quale brano vuoi passare adesso? Allora, adesso passiamo... Dimmi. Continuiamo quel discorso. Il brano 6. Il brano 6? Aspetta, no... Adesso te lo dico io. Qua, il brano 3 per me. Esatto. Per me è il brano 3. Perfetto. Allora, questa io capisco che una persona che suona questa persona non, questa canzone non possa può, non averla in repertorio. Ma a te più di questo che cosa ti dà? Quando nasce un gruppo, quali sono i primi pezzi che si suonano? Qual è il primo in assoluto che tu suoni? È vero, è questo qua. E allora andiamo, portiamolo veramente, facciamolo sentire. Perché non ha bisogno di presentazioni. Penso proprio di no. Grande chitarra, veramente eccezionale. Pezzo del 1972, sono i Deep Purple e Francesco ha selezionato Smoke on the Water. Senti che roba. Questa è roba seria. Questa l'avete fatta col gruppo. Come no, certo. Questa è una... Ma voi fate anche cover? Noi facevamo solo ed esclusivamente musica nostra. Noi abbiamo fatto cover quando eravamo piccoli. Quando questa era proprio la suonavate all'epoca? Quella la... Questo ho detto, il primo brano che primo tu provi brano. Sono questi qua. Perché e questa l'avete mai rifatta? È semplice, no. No, Non c'è mai successo. Perché questa attacchi e te salzano tutti in piedi immediatamente. Sì. Questa sì. Grande cover. Quindi sono pezzi originali sì, nel vostro... alla fine abbiamo fatto solo pezzi scritti originali. Scritti dal nostro... sia tastierista che bassista. Che sono loro che si occupano sì, della stesura. Sì. Dei testi e musica. Poi facevamo tutti gli arrangiamenti insieme, ovviamente, però insomma la musica la componevano loro. La facevano loro. Questi sono i lati segreti di Francesco Prando che ci piace scoprire. C'è anche Francesco che è tornato a casa dopo essere stato lungamente lontano e ci fa, questo io lo chiamo, il selfie BR. Ti ricordi quando le avevano sotto il giornale, no? E lui dimostra che sta guardando la trasmissione con noi. Grazie Francesco, grazie veramente. Ho anche altri selfie, contro selfie da mandarvi. Allora, lei la dice, mi prenoto per questo selfie storico. Che il dottor Bollore sia sempre con noi, Grey's Anatomy. Il famoso dottor Bollore. Giovanni anche aspetta il nostro selfie e arriverà. Siete mitici, un grandissimo saluto a Francesco che adoro. Due domande, cosa ne pensi delle produzioni europee, soprattutto quella tedesca, in un mercato che propone principalmente contenuti americani? E quando hai doppiato Fassbender in Song to Song, alla fine del film, hai capito qualcosa? Poco. Era un film cripticissimo. È un film di Terence Malick, che voglio dire, non è uno dei registi più semplici. Non è semplice per niente. No, non è semplice per niente. È un film molto lento, poco parlato, molto cervellotico, insomma, un film complicato. No, non ci ho capito niente. Ma il direttore ci aveva capito qualcosa? Ma secondo me. Manco. Siete andati un po' così. No, era un film complicato. Francesca ci dice: ogni volta che ascolto la voce di Francesco mi innamoro sempre di più, sei un grande. Grazie. Allora, farvi innamorare. Allora, per chi era, aspetta, qua, l'alieno intelligente ci sta seguendo su YouTube. Adesso trovate il video anche su Radio Cigliano. Era solo sulla mia pagina da cui sto andando in diretta e vi chiedo se volete commentare, perché non ci sono tantissimi commenti, se volete commentare andate sulla pagina professionale Alessio Cigliano, ha il bollino blu, cercate Alessio Cigliano, ce ne sono due, una ha il bollino blu come la cichita, esatto. E quella, su quella c'è il video originale dal quale potete commentarci. Allora, il tuo lavoro in Mulan, però insomma ne hai fatti dei cartoni animati, eh? Sì, no, i cartoni animati ne ho fatti. È un tuo doppiaggio in un episodio della serie animata di Superman.
Sì, quello è più difficile. Quello è difficilissimo. C'è stato mai un personaggio che non avresti mai voluto doppiare? Uno che proprio dicevi detestavano, reggevi, dicevi non vedo l'ora di finire. No. Guarda, qualche cosa, quando ai tempi si doppiava ancora qualcosa di italiano. Però era non mi chiedere di fare lì nomi. Era complicato. Non mi chiedere di fare nomi perché non li farò neanche sotto tortura. Però lì... e se no a me mi capita qualche volta quando non mi trovo, ma non a livello di, che ne so, di faccia, di, a livello di età, magari me lo sento troppo vecchio o troppo giovane, allora lì faccio fatica. Però insomma, sai benissimo, abbiamo un'esperienza tale per cui alla fine in un modo o nell'altro ne usciamo. Lo risolvi. Ne usciamo. Però sì, certo, è più faticoso e il risultato è meno brillante. Sì, diciamo che là durante qualche volta ti chiedi ma perché sto qua? Esatto. Ecco, te lo chiedi. Giuseppe dice: voglio ricordare due parti di Francesco non conosciutissime ma che ho molto apprezzato. La serie Gero del Camaleonte, che insomma non è proprio non conosciutissima, e John Cusack nel thriller La Giuria. Beh, due bei prodotti. Gerald sicuramente era una serie molto, molto intrigante. Diversi anni anche sì, quella. Sì, 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 diversi anni è durata. E La Giuria, un altro film particolare, John Cusack credo che di averlo doppiato lì e poi basta. Anzi, chiedo scusa pubblicamente anche a Oreste per avergli rubato quel film. Anche io l'ho rubato un par di volte. Ma ogni tanto ci capita, purtroppo succede? Ci capita. Che dobbiamo fare? Mentre invece Matteo ci dice: portami in CineDubbing una copia del disco. Va bene. La prossima volta che viene sicuramente lo porto. Mia moglie dice: stasera vi vedo sia su Facebook che su YouTube perché siamo ubiqui, ci siamo trasformati su tutte le piattaforme, trasportati su tutte le piattaforme. Torniamo in diretta che i Deep Purple hanno finito. Perfetto. E questo, secondo me, era anche un po' un brano da falò d'estate la sera. Se tu c'avevi una chitarretta, era anche un brano che faceva falò la sera, quando un po' da rimorchio, se diciamo la verità. Un po' tosto, però sì, di diciamo quelli che subito riconoscibili. E sul rimorchio c'era roba più romantica che sì, poteva fare più colpo. Ma te usavi, oltre alla batteria, suoni anche qualche altro strumento? Io suonavo un pochino il pianoforte, perché da piccolo, quando stavo ancora con i miei a casa, ce l'avevamo, quindi mi mettevo là. C'avevo parecchio orecchio, quindi insomma riuscivo a strimpellare, a rifare buttare delle canzoni, le mani sui tasti, sì, fare anche delle cose decenti, però non ho mai studiato nient'altro a parte chitarra, niente. No, tu no. E tu come compositore, come sei come compositore di musica? Non conoscendo la musica, poca roba. Avevo fatto un paio di pezzi ai tempi, però si può avere anche la musica e sulla musica metterci il testo. Oppure scrivere un testo e poi riadattarlo alla musica. Non ci ho mai provato. Ero proprio monotematico sulla batteria. Batteria tutta la vita. Lo so, perché la batteria comunque che devi avere, non so a casa tua come facevi da ragazzino. Avevo la fortuna di abitare al primo piano e di avere un bar sotto la mia camera. E quindi se poteva fare. Non mi hanno mai rotto le scatole. No, vabbè, questo mai. È culo. Questo credo è culo. Di essere l'unico nella storia dell'Italia. Sì, perché pure mio fratello, noi stavamo in una villa, ma quando cominciava io diventavo scemo, diventavo matto. No, è vero. Adesso con tutte le nostre nuove tecnologie lo fai in cuffia? Ho la batteria elettronica e le suono in cuffia. E com'è allora la differenza? Come la trovi? La differenza è totale, perché una batteria acustica va amplificata in una certa maniera per farla rendere al massimo, ma ci vuole dei microfoni particolari, dei compressori, insomma ci vogliono degli strumenti particolari. Questa è già tutta pronta, cioè se tu senti una batteria elettronica di livello professionale come quella che ho io in cuffia, è la batteria di un disco, perfetta, equalizzata, non c'è assolutamente differenza. Quindi... e tu puoi, che ne so, su un tamburo puoi incidere su tutto, cioè la tensione della pelle, quanto è alto il tamburo, figata. Che tipo di materiale, il materiale di cui è fatto il tamburo, il materiale di cui è fatta la pelle, dove metti il microfono, se sopra o se sotto, che tipo di sfiato, quanta sordina, tutto. Te lo fai con lo programmi a seconda del tuo gusto, senti come funziona. Figata, quindi la provi, dici così è meglio, così trovi quella giusta. Una bomba. Che figata. E quindi stai sempre in cuffia, sfondate le orecchie. Te. Esatto. E chi ti vede da fuori ti prende per quello dei Muppet. Completamente. Quello dei Muppet, praticamente.
anche perché poi ovviamente sono canticchio, quindi sembro ancora più scemo. Sì, 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 assolutamente estraniato, completamente fuori dal mondo. Qual è stata l'ultima volta che avete lavorato in presenza di vostri colleghi al Legio, non in colonna separata? E di che occasione si trattava, se ve lo ricordate? Beh, però no, non è che non ci succede mai, no, di lavorare, succede ogni tanto in colonna. A volte succede di lavorare in colonna insieme, diciamo. È che è più, ormai è più semplice per tutti, anche per noi, lavorare in colonna separata. Sì, ognuno ha i suoi tempi, insomma, si può giocare tante variabili da solo. Certo, io ti do la sincera, quando mi capita di lavorare ancora in coppia o in tre mi diverto, cioè, è bello, mi piace, è, sì, bello, è bello ascoltarsi, è bello sentire, è bello intonarsi, è bello, mi, sì, piacciono gli accavallamenti perché ormai non si possono più fare, che poi non li possiamo fare incidendo, no, incidendo no, fare delle prove, certo, certo. Quindi bello, quelle cose un po', devo dire, a me mi mancano. Un po' retro è diventata sta cosa, vero? Un po', sì, come se adesso ci facessero doppiare sull'anello, sulla pellicola, con l'anello che gira. Esattamente, esattamente la stessa cosa. La stessa cosa. È vero, è vero. E tra l'altro anche i fonici sono più incasinati a prenderci il suono, perché adesso sono abituati che noi stiamo bocca al microfono, e se invece ti metti così, non è detto che il microfono ti prenda nella stessa maniera. Cioè, se ti sposti dal, certo, microfono, certo, quindi è anche più complicato per i nostri colleghi, certo, fonici. Certo. Però è bello. A me piace ancora tanto. È bello. È bello, veramente bello. Purtroppo capita poco, ma insomma, a volte capita. La stavo per incontrare, dice Eugenio, nel 2014 ad Alghero. Purtroppo ero in macchina, non potevo fermarmi, non sono più riuscito a trovarla. Chissà che fa Alghero nel 2014. C'era un premio. Ah, ok. La ricordo in uno dei miei film preferiti, LA Confidential. La prima volta che doppiavo Guy Pearce. C'è anche Carl che ci segue da Filadelfia. C'è Alessandro, wow, Bianconi, il mio fratello e amico della radio, ma non solo della radio, della vita. E c'è anche Silvio Iasevoli. Ciao Silvio. Finalmente trovato il video su Facebook, dice Marco. Evviva. Buonasera signori. Ciao Alessia e ciao Francesco. Francesco che emozionava anche doppiando Charlie Sheen in Platoon. Tanti anni fa. Tanti anni, sì, saranno 25, quasi 30 anni. È una trentina anni, sì, fa. Film pazzesco. Lo ricordi? Ti ricordi? Sì, mi ricordo, un film molto particolare, fatto benissimo a livello tecnico, oltretutto girato bene, tosto, perché tutto personaggi molto sporchi, quindi emozionalmente abbastanza forte. Un film un po' futurista per l'epoca. Che dici? A parte il, forse sì, il, anche proprio come recitazione. Sì, forse sì. Però abbastanza. È stata una bella esperienza. Spesso hai affiancato Massimo De Ambrosi sdoppiando tu Vince Vaughn e lui Oliver Wilson. Come vi siete trovati a doppiare i loro film? Dice Fabio. Sempre in colonna separata. Noi potremmo anche odiarci e andrebbe bene, perché siamo amorevoli e amabili nel film, ma poi potremmo anche odiarci e non volerci mai vedere. Purtroppo no, io Massimo è una persona divertentissima e simpaticissima, quindi io mi trovo benissimo con lui, però purtroppo abbiamo questa iella, questa sfiga, chiamiamola così, ci fanno doppiare sempre separati. Infatti, quindi, quando è che ci incontriamo? E questa è la prossima domanda. Quando uno dei nostri colleghi fa il direttore, e allora a quel punto ci incontriamo. Ma tu, direttore? Non se ne parla. Preferisco vivere? Ma che scherzi? Guarda, come te capisco. Io finita la sera alle 7:30 il turno, abbasso la ciara cinesca e dico: signori, ci rivediamo domani mattina. Se no devi andare a casa, devi fare distribuzioni. Ma no, perché poi stai sul pezzo, tu sei uno che sta sul pezzo. Sì. 9 ore al giorno, se non 12, se non 14 col mezzogiorno, quindi sei uno che veramente sta sul pezzo. Però poi, una volta che è finito il turno, te prendi la tua moto, te vai a mangiare una cosa, esatto, vai fuori e non, è finito, e non senti più nessuno, stacchi il telefono, cosa che io vedo un sacco amici che fanno i direttori non possono fare, non vivono, sì, no, è vero. E invece la funzione del direttore, perché c'è anche chi dice: ma perché il direttore, a che serve? Non serve a niente, l'attore va da solo. Il direttore è fondamentale, l'attore non va mai da solo, il direttore sente delle cose di cui noi non ci accorgiamo, il direttore ha una percezione del film da dietro che noi mentre lo facciamo non lo possiamo sapere nella maniera più assoluta. Quindi il direttore è fondamentale, certo. Su determinati prodotti lo è di più, su altri può esserlo meno. Se tu fai una serie da 10 anni, 5 anni, conosci benissimo chi stai doppiando, magari il direttore può essere meno importante, ma è sempre importante.
che non se stai facendo un film di circuito grosso con un attore particolare, una situazione di nuova, che sicuramente ti aiuta tantissimo. Ma il direttore è fondamentale in ogni situazione. Sì, il direttore competente che conosce, che sa, che sa esattamente di cosa facciamo, è assolutamente importante. C'è anche Paola Maiano che ti adora, attore e persona stupenda, dice. Ciao Paoletta, grazie. Un bacio grande grande. Anche Germano Salvatore ti manda un grande saluto. Marianna dice, bellissimo il doppiaggio del Profumo del mostro selvatico. Bello quel film. Bellissimo, eh? Bellissimo, sì. Bello. Fatto con... quel pazzo di Tonino Accolla. Ok, a posto. Con cui ho lavorato tante volte, con cui ho avuto anche tanti scontri. Ma insomma, con lui ho fatto veramente dei film. Veramente dei bei film, sì. Non era facile lavorare con lui, no, però poi alla fine niente, il prodotto veniva fuori. Niente. Eravamo bravi anche vedi, noi. Ci si ricorda anche di cose molto vecchie. Questa che cos'è? Dylan McKay, Beverly Hills. Ah, vabbè, vabbè. Ragazzini loro, io meno. Vabbè, ma tu c'hai sta voce che sì, è un evergreen. Ancora è un evergreen, sì, veramente. Quindi... Però so, stiamo parlando di pure quello, una I primi 20, anni 90, sì. Primi anni 90. 25 anni. Iniziano a essere 30 quasi. Vabbè, lasciamo no, però abbiamo fatto un bel percorso, sì, dai. No, io sono felicissimo del percorso. È stato un bel percorso. Il percorso che sto facendo. Sì, beh, è vero, che stai facendo, perché lo stiamo facendo ancora il nostro percorso. Sì. E quindi è bello. È bello, è una sfida quotidiana. Assolutamente sì, cioè, oltretutto questo è un lavoro che devi amare, perché veramente è faticoso, la gente non si rende conto. Sì. Cioè, se tu non stai in sala, se non vivi una giornata appresso a una persona come te o come me, cioè gente che comunque lavora, che lavora tante ore, non ti rendi conto della fatica che poi. Quindi c'è bisogno di un grande amore per questo veramente, lavoro. Sì. Io ho la fortuna di avercelo ancora e ho la fortuna di divertirmi. Ma come fai a non averlo? Come fai a non averlo? Io non capisco. Ci sta della gente che si è disamorata, sì, è vero. Sì, vero. Ho parlato con dei colleghi disamorati. Però, ma come fai a non avere proprio... Non lo so, io ancora mi diverto. E non è fuoco sacro, è amore. No, è diverso, perché fuoco sacro è un'altra cosa. È proprio amore, è voler andare là a vedere la cosa, e anche se quella è una merda e non te ne frega un cazzo, però poi tu dai il 100% perché devi essere... Assolutamente. Perché ti esce dal cuore, veramente. Ma perché è anche un fatto di dignità verso chi ti ascolterà e verso te stesso che sì, fai questo lavoro. Perché comunque abbiamo una responsabilità noi, eh. Abbiamo una bella responsabilità. Senti, rispetto a quella cosa italiana di cui non facevi nome e cognomi, sì, forse qualcuno l'ha fatti. Domanda cattivella, no. Gabriel Garco avrebbe ancora bisogno della tua voce, Francesco? Chiede Giuseppe. Si è fatto tardi, però. si può non rispondere. Eccezionale quando doppiavi Gerard, ci dice Germano. Sì. Siamo un po' indietro, ma non tanto. Carlo Profumo, salve. Salve Salvino. Salve Salvino vicino, buona seratina a tutti. Ned Flanders, senti, adesso c'è un po' di rumore che abbiamo l'aria condizionata stasera. Se levo la base, lo fai un saluto come Flanders a tutti, sì, quanti? Certo, e allora, un, due, tre. Salve Salvino a tutti gli ascoltatorini di questa radio. Ciao ciao Ino. Grande Francesco, quanto mi piace. Grandissimo. Richieste ragazzi, Francesco è qui per voi. Tucker e Mary Weather di Enterprise. Beh, un'altra Enterprise, serie, te la ricordi? Sì, l'abbiamo fatta. Sì, sì, cazzo, ho fatta sì io. Là ci siamo divertiti. Te la fantascienza come la vedi? Come genere? No, non mi entusiasma. Non ti entusiasma? Non mi entusiasma, non sono un fruitore. Adesso per esempio io ho fatto quest'ultimo Alien, non mi è proprio passato manco per l'anticamera del cervello andare al cinema a vederlo, sì. Non mi... Ma neanche Interstellar, neanche... Interstellar l'ho visto perché mi interessava di più anche a livello di risultato, di vedere com'era venuto. Con tutte queste problemi tecnici, esatto, difficoltà. Diciamo questo meno, ma perché proprio mi interessa meno il genere. E te un genere, il genere che ti piace di più, se vai, tu vai al cinema? Sì, io vado molto al cinema, vedo tantissimo cinema italiano. Ti piace il cinema italiano? Sì, mi piace molto il cinema italiano, trovo che ci siano degli attori molto interessanti, che ci siano delle idee, che ci siano dei buoni prodotti in giro, che ci siano anche dei nuovi attori usciti ultimamente, tipo Luca Marinelli, che io trovo sia un attore straordinario. Certo. Veramente bravissimo, figlio di un nostro, collega. Veramente. Ma io trovo che ci siano dei prodotti molto validi. E quindi il cinema italiano mi fa piacere. Perché non vederlo? Me. Senti un po', ma a proposito di cinema italiano, tu hai lavorato anche molto con la faccia. Comunque sì, sei stato uno che non si è sottratto dalla macchina da presa. No, a me piaceva un sacco. Ti piaceva un sacco. Sì. Apposta, parlami un po' della tua esperienza. Ma l'esperienza è nata sempre dal doppiaggio, ovviamente, perché con Gianni Lepre, che era il regista di... sono anziano, capisci bene, della Piovra. Io feci la Piovra 6 come doppiatore, uno dei protagonisti.
E alla fine della mia opera, bellissimo rapporto, siamo stati bene, lui contentissimo, tutto quanto, mi dice, alla prossima prova ti faccio fare una parte, vieni a fare l'attore, e io ho detto, Fabrizio, quante volte ce l'hanno detto queste cose, dice, la prossima volta ti chiamo, mai successo. Mi ha chiamato e mi ha dato un personaggio che aveva 14 pose, quindi non fresca. È che mi ha dato su 6 puntate, però comunque era un personaggio, mi sono fatto 3 volte in Bulgaria, insomma è stata una cosa carina. E da lì è partita, ho cominciato a fare qualche cosettina con qualche serie, con qualche fiction, e poi ho fatto questo provino per Incantesimo, che è stato quello che bene o male mi ha lanciato. Ho fatto per 5 anni, poche poi facevo una ventina, 20 cose all'anno. Che nel 7, improvvisamente, inspiegabilmente, sono diventate 105. Minchia! Quindi un po', ho fatto il 7 e l'8 in cui ero diventato uno fra i protagonisti, quindi articoli sui giornali, foto, servizi, mi riconoscevano per strada, mi fermavano, per me è una cosa assolutamente nuova. Sì, perché non siamo abituati a questo, non fa parte di essere doppiatore. Devo dire, sempre con molta carineria da parte di tutti, con molta delicatezza, con molta semplicità, quindi a me è una cosa che mi piace. Ma fa strano essere identificato col personaggio e non con l'attore? Un po' sì, ma capita ancora adesso che ancora si ricorda, la gente mi guarda, ma io me la ricordo, lei faceva il commissario a Incantesimo. E poi dopodiché, finita l'ottava serie, nella nona mi ricordo che ci fu un passaggio dalla fascia serale alla fascia dell'ora di pranzo, proprio dell'ora di pranzo, e quindi cambiavano proprio gli obiettivi, quindi cambiava il tipo di storia. E quindi tutta la parte poliziesca, che era molto sviluppata nella parte serale, lo fu molto di meno. Quindi io nella nona passai a tipo 5-6 pose durante tutta la stagione. Gli ho detto, trovatemi un modo per uscire, e sono proprio uscito. Mm-hmm. Speravo che qualche cosa in più capitasse, non è capitato molto. Ho fatto qualche partecipazione da Squadra Antimafia, Risso, ho fatto un po' di personaggi attivi. Perché poi ti piace a te il mezzo? A me moltissimo, io mi diverto molto, mi piace, lo faccio tranquillamente. Incantesimo è stata una grandissima palestra. Certo. Perché quando stai... Che ritmi avevate? Altissimi. Veramente a 2000, 7-8 scene al giorno, tutte a memoria. Tutto a memoria. E questo io mi chiedo sempre, vabbè, io sono una pippa con la memoria, anche devo io, dire. Infatti facevo una grande fatica, ti dovessi dire la sincera verità. Però piano piano diventa. È un'abitudine, no? Piano piano dice bene. Avevate la possibilità di dargli una aggiustata alla memoria, o dovevate essere precisi? No, se cambiavi una parola o due parole, succedeva. Non succedeva niente. Assolutamente no. Quello ti davano la possibilità, non c'era proprio problema. Anche perché con questa velocità era un disastro proprio. Però vedi... per esempio il doppiaggio mi ha dato in una situazione del genere una grande professionalità, cioè la gente rimaneva un po' stupita perché c'era una precisione, un professionismo, un'attenzione alle cose, sempre pronto, sempre puntuale, sempre che forse sul set non c'è, vero? Non sempre. Il fatto di esserlo io stupiva un po' le persone, evidentemente non erano così abituati. Diciamocelo. Vabbè, perché poi, ripeto, il doppiaggio è una bella palestra, è proprio una palestra veramente importante. Anche di vita, oltretutto. Assolutamente. Musica, dammi un pezzo. Allora, ti do il mio 7. Il tuo 7. Allora, io questa canzone l'ho utilizzata l'altro ieri come chiusura del ciclo Roma-New York della trasmissione musicale. Vabbè, tu lo conosci lui, ovviamente, ma che tipo di... perché questa? Allora, il mio enorme amore per Roma. Tu sei nato a Roma. Io sono nato a Roma, vengo da una famiglia di romani, vissuto sempre a Roma. Ho avuto mio nonno che mi ha trasmesso questo amore per questa città, perché mio nonno, essendo un attore dialettale romano, mi ha dato proprio questo amore, me l'ha trasmesso. E la cosa strana è che lui non amava questa canzone. Ma dai! Lui non amava questa canzone. Mi ci sono fatto varie discussioni perché non capivo, perché lui diceva no, perché c'è un linguaggio che io non mi ritrovo. Lui era sicuramente un po' ancorato sicuramente a quel tipo anche di linguaggio, quindi era un linguaggio nuovo, lo trovava forse un po' volgare, invece per me è sempre stata come una specie di ponte, no?
fra quello che era lui e quello che comunque poteva essere Roma in futuro, nelle parole di un cantautore, nelle parole delle, sì, di una come canzone. Si è modificata, diciamo, la poesia applicata a Roma nel corso dei decenni. Assolutamente. Però è una canzone che a me ha dato sempre una grande emozione proprio a livello di immagini, me la fa vedere Roma, e certo, quello per me è fondamentale. Quindi ogni volta che la sento c'è il pensiero a nonno e c'è il pensiero a questa meravigliosa città che chi non l'ha capito dietro la lavagna. È il terzo pezzo portato da Francesco Brando a Dopo Cena Condi questa sera. Lui è Antonello Venditti e questa è Roma Capoccia. Però è un bel tributo, cazzo. Ma chi ha fatto un tributo così bello come questo, bello, a una città? Assolutamente. Sì, forse, non lo so, la Madonnina, Milano, ma non lo so, perché veramente... Sai che, cioè, è viscerale. Io, sì, io sento molto, sento tantissimo il suo amore per questa città. Sì. E quindi è te un lo modo di... Sì, no? Sì, forse era per quello che mi scontravo con mio nonno su questa discussione. Forse non riuscivo a sentirlo. E io non mi capacitavo, perché per me era invece talmente forte, talmente sentito, che mi infastidiva, sì, il, certo, fatto che lui non lo sentisse. Mi dispiaceva più che mi infastidiva. Mm. Cioè, mi dispiaceva proprio perché sapevo e so quanto mio nonno amasse Roma, quindi mi sembrava strano che non l'avesse avuto presa. Siete qui su Facebook in questo momento, su YouTube, c'ho tanti media oggi da gestire, e vi ricordo che dovete, se volete, condividere il video da YouTube, condividetelo sulla vostra pagina, perché in questa maniera riusciamo a crescere, a essere social, ed è la maniera in cui noi spread the voice, diffondiamo la nostra voce e la nostra maniera di fare la radio. C'è anche un WhatsApp, più 30 39 per chi WhatsApp da fuori Italia, 328 79 48 796. Qui c'è il dopo partita di Francesco e Lillo, guarda che figata. Questa di quando è sta foto? Dunque, qua stiamo, intanto devo capire, localizzarla. Credo che sia un campo che sta sulla Cristoforo Colombo, se non mi sbaglio. Quindi stiamo parlando di pure qui 5-6 anni fa, forse. Eh sì. I capelli erano bianchi, quindi ero già l'età era già avanzata. Vabbè, grande Lillo, che comunque mi ha detto che non ha mandato solo questa. Vediamo che mi ha mandato. Ha detto: dopo vi mando delle altre cose, poi ce le manderà. Allora, stasera Marco ci dice che trovarci sempre col suo selfie BR un po' inquietante, ma che ci fa vedere che c'è anche Marco che ci sta seguendo da Milano. Grazie mille, è stato un po' difficile trovarci, però ci siamo. Purtroppo, quando ho problemi di... è arrivata la foto di Lillo, attenzione, quando ho problemi di Facebook devo inventarmi un'altra maniera per andare in diretta. Vi ricordo che su YouTube trovate il video con tutte le di fuori onda, i selfie, trovate tutto quanto. Allora, siete fantastici, Francesco Grandoppiatore, Alessio fenomenale, spero che mi mandiate il selfie. Buona serata da Francesco, è certo che te lo mando, Francesco. Alessio, se è serata unica con i botti, prenoto anch'io un selfie, grazie da Sasha, ma ovviamente. Ale, chiedi al Nito se questa foto gli ricorda qualcosa. Aspetta, eh. Ah, sì, come no, oddio, che serie era, oddio, non me la ricordo. Che ti ricorda? Oddio, io non me la ricordo. Inglese, perché lui è inglese, un attore inglese che ho doppiato 3-4 volte già, però non mi ricordo. No. Aiutaci anche su Facebook, dacci una mano, chi è? Che è? Che non se lo ricorda, Francesco. Lo so, ma la memoria è quella che è, ragazzi. No, non c'è scritto. Non c'è scritto. Saluti da Bologna. Beh, grande. Questo è Gabriele Depeche che sta curando. Ah. Vabbè, ma questa come l'hai fatto? Ma dove stavi, Gabriele? Stavi sotto al palco. Praticamente sotto. Davanti, sta al concerto dei Depeche. Io sono stato domenica al concerto dei Depeche, adesso è a Bologna. E lui lo sta. C'è anche Alessandra Corompai. Ciao Ale. E anche Monica Gravina. Quanta gente, quanti amici. Oh. Insieme a Francesco, grandissimi. Allora, voglio vedere Gianluca, che anche lui ha amore per la musica, e ce lo fa vedere Gianluca, perché ci manda una bella chitarra dietro. Grazie Gianluca, avrete il selfie tutti quanti, siate assolutamente sicuri di questo. Grazie Gianluca. Lui sa, devo rientrare, perché sì, è finita. Sta finendo. Guarda. Ha perso un nuovo internet. Questo è The Following.
Antonello Venditti, Roma Capoccia, come dicevamo nei fuori onda, ma che tributo è? Cioè, come si fa ad immaginare un tributo? Forse New York, New York è un tributo così importante come Roma Capoccia, vero, veramente. È vero. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con 22:22, dopo cena con Francesco Prando, che ci sta, si sta un po' raccontando, stiamo facendo grandi chiacchierate, tanti amici, tanti controselfie. Mandateci richiesta del controselfie al +39 328 7948 796 e condividete sulla vostra pagina Facebook il video, anche se è un po' scalcinato, e su YouTube trovate il video invece con tutti i crismi, con tutte le telecamere e con tutte le situazioni. Fammi andare una sbirciata, perché io di solito è bello ringraziare anche, no? Allora io ringrazio tutte le persone che hanno condiviso il video sulla loro pagina Facebook, e quindi voglio ringraziare Gianna e Marco e Carlo che ha condiviso insieme ad Alessandro, e anche Marco l'avevo già, e anche Giuseppe e Antonino, e poi questo sono io, c'è anche mia moglie, ciao, c'è anche Anna Rita Pasanisi che ha condiviso sulla sua pagina insieme a Saso, e anche Isabella Pasanisi, e poi non ci resta che Nerdare, ha condiviso insieme a VN Very Normal Nerd, e anche a Federico Frignani, grazie Federico, e anche a Franca da Torino, grazie mille, insieme a Michele Lombardelli e Francesco, e poi Luigi da Latina, grazie mille, Riccardo ha condiviso, grazie mille. Fotodoppiate la pagina dove trovate tutte le foto elaborate da Lillo Carpino, andatela a vedere, fotodoppiate su Facebook, e poi ha condiviso anche Giovanni e Maurizio Pittiglio, grazie mille per la condivisione, e insieme a Francesco Solinas, grazie Maurilia da Palermo, Roberto da Roma, Marianna e non so da dove, e Leila, grazie per la condivisione, continuate a condividere perché è il sale della nostra trasmissione. Allora, avresti fatto il musicista, ma se non avessi fatto il musicista, se non avessi fatto l'attore e il doppiatore, cosa sarebbe adesso Francesco Prando? Bella domanda. Domanda complicata. Come sarebbe anche? Come non lo so, perché sicuramente il fatto di fare questo mestiere è stato anche molto terapeutico. Capito, aiuta. È bello. È stata una crescita diversa, sai, mettersi sempre in gioco, mettersi sempre in ballo davanti a tutti, è stata una sfida continua. Sì. Quindi piano piano riesci ad avere anche una sicurezza nei tuoi mezzi, una sicurezza in te stesso che è un po' diversa, no? Certo, da quella che sarebbe stata magari se tu non avessi fatto questo tipo di esperienza. Non lo so che cosa avrei fatto, veramente non lo so. Io avevo cominciato a fare l'università, avevo degli amici che poi sono diventati commercialisti con cui avevo cominciato. Che università, che facoltà avevi? Io facevo economia e commercio. Economia e commercio. Studiavamo insieme appunto con questi miei amici, uno dei quali poi è diventato ovviamente il mio commercialista. Ovviamente, per forza. Però mi ricordo che facevo una fatica veramente bestiale, quindi era molto faticoso, insomma. Non lo so, forse l'impiegato di banca, il barbone. non lo so, veramente non lo so. Che cosa. Senti, c'è una bella serie che tra l'altro a me piace molto, perché mi piace veramente molto, la seguo spesso, e qua c'è un collage, veramente un collage fatto da Lillo con tutti voi. C'è Fabrizio Temperini che è il direttore e che doppia anche Finch. Finch, ci sei tu, ci sta Laura Romano, Pasquale Anselmo, c'è Chiara Colizzi. Oddio, Ilaria Latini, non riesco a vedere bene, ci sono tutti quanti i protagonisti della serie. Questa com'è sta serie? È una serie interessante, una serie tecnologica. Allora, intanto tecnologica. Questa molto tecnologica. Veramente tecnologica. Cioè questa macchina particolare a cui arriva un numero praticamente di previdenza sociale che si riferisce a una persona. Sì. Però questa persona non si sa se di questo futuro delitto o omicidio sarà la vittima o il carnefice. È bello. E quindi spesso e volentieri si va in una direzione e si arriva in direzione completamente opposta. Certo. Pensando che magari è una cosa, invece è la cosa opposta. Poi ci sono dei vari interessi che ci saranno a livello della macchina per capire questi messaggi come arrivano, da dove. Insomma, è abbastanza complicato. Lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Infatti volevo metterti a tuo agio con questa domanda. Le serie, queste serie qua, allora io trovo che belle, per carità,
serie dove si racconta di vita, tutto quello che ti pare, però forse queste sono più interessanti. Sì, beh, queste sono più intriganti sicuramente. Perché parti da un discorso un po' fantasy, un po'... E ti danno anche sicuramente maggiori possibilità di sviluppo, ti danno molte più vie di lettura, ti danno anche di lettura, più vie sì. di sviluppo anche per la serie stessa, cioè improvvisamente prende una strada che tu magari non ti immagini. Potrebbe essere eterna, perché se ti viene un'idea nuova prendi la sviluppi e vai, mentre invece i due che si devono sposare o si sposano alla fine o se lasciano, esatto. Non è che ci sono altre possibilità, esatto. Allora, ti ricordi il doppiaggio di Tom Hanks in Salvate il soldato Salvate il soldato Ryan? Ripalla, scivolatissimo. Com'è stato lì? Molto impegnativo, io credo che sia stato uno degli attori, forse l'attore in assoluto che mi ha messo più in difficoltà, perché è di una bravura stravolgente, di una semplicità che essere così bravi e così semplici è veramente complicato. E poi i primi 20 minuti a livello tecnico di questo film sono completamente urlati per 20 minuti, quindi insomma anche molto faticoso, anche faticoso, però insomma bella, la sera è a casa che c'hai, sdrumato, veramente sdrumato. Bel film, bella prestazione, veramente. E se leggi questo messaggio ti auguro buona carriera futura, mio grazie. Caro Ned the Flanders dei Simpson e Willy il Coyote dei Looney Tunes. Sì. E ci sono molti nostri amici a cui piacciono i cartoni animati e vedi, lo sappiamo. Vedi Marco che dice? L'ultimo Alien non è un granché, non ti sei perso nulla, Francesco. L'hai visto pure poco, quello, niente. Ah, questa domanda mi piace. Dimmi. Quella dopo. Ah! Io allora, l'aspettavo questa domanda. Anch'io. Qui possiamo lanciare un contest. Assolutamente qui possiamo lanciare un contest. No, qui non ci sono i due doppiatori di Fassbender. Qui ci sono due dei doppiatori di Fassbender. Lui è la voce ufficiale di Michael Fassbender. Io l'ho doppiato in 5-6 volte, 5-6 film. Vabbè, questo vuol dire che voci ufficiali non ci stanno. Beh no, tu l'hai doppiato in 30, quindi... No, vabbè, no, meno. 20, meno, una ventina, vabbè. Sì. Vabbè, comunque, adesso c'è uno che è appena uscito, ieri mi sembra. Sì, Legge Criminale. Legge Criminale. Vabbè, possiamo dare la nostra... Possiamo fare una cosa tra di noi. La nostra impressione di Fassbender, sì. Visto che l'abbiamo studiato tutti sì, e due. Parti tu. Ma a me piace molto. Io trovo che sia un attore abbastanza... con parecchie frecce al suo arco. Sì, io l'ho visto fare cose molto diverse, molto particolari, sempre molto credibile. Io lo trovo un attore in gamba. Avendo doppiato anche il Macbeth, devo dire che è stata una bella prova, quella è stata proprio molto complicata. Poi un'altra lettura, perché tutto in minore, con una recitazione molto più sofferta, tutto più, molto più semplice, molto più scarno. Lui devo dire che è stato molto bravo. Sì, no, è un bravo attore. Io l'ho doppiato in due o tre film, l'ho doppiato nei 12 anni schiavo, in Jobs e in Beautiful Mind. No. Quello di Jung e... Ah, è vero. E, addio, come si chiamava? Dangerous Method di Cronenberg. E quindi io diciamo che l'ho doppiato in dei film, non l'ho mai doppiato epico, non ho mai fatto il Fassbender epico che tu invece hai fatto in tutte le saghe, in tutte le situazioni. Sì. Tra l'altro era anche presente in un 007 lui. Stava in uno degli 007, non mi ricordo se il secondo o il terzo di quelli che hai fatto tu. Ah, e aveva una parte in uno di quelli là. Sì, me lo sono ritrovato sotto mentre guardavo 07, ho detto guarda. E vabbè, è un bravo attore, ci fa piacere a tutti e due doppiarlo perché è veramente bravo. Sì. Poi tra l'altro sta crescendo veramente tantissimo. Sì. Devo dire che ha fatto una super produzione in quest'ultimo periodo, forse. Se si fermasse un attimo, sta girando forse un po' troppo. Si inflazionano secondo te poi? Secondo me un po' sì. Guarda che ultimamente io l'avrò. Però anche De Niro doppiava tanto e non si è mai inflazionato. Recitava tanto e non si è mai inflazionato. Anche attori, Marlon Brando ne faceva tanti di film. Gary Cooper, Gregory Peck ne facevano tanti di film anche all'epoca. Quindi forse non è soltanto. Dici che oggi è un po' diverso. No, forse hai ragione, forse la gente non ci fa caso, nel senso che. È vero che adesso ce ne stanno talmente tanti d'attori, quindi se tu fai un film o due in più forse manco se ne accorge. Infatti, vero? Non ce se ne accorge. No, forse hai ragione tu. Allora, preferisco assolutamente voi doppiatori agli attori italiani, grazie Franca, ma noi siamo
una parte di quello che vedete. Poi ci sono loro sullo schermo, non ricordiamoci che noi non creiamo nulla, noi andiamo negli occhi di chi ci sta. Assolutamente. E quello dobbiamo fare. Questa hai detto una cosa fondamentale: noi andiamo negli occhi, non nella bocca, no, ma negli occhi di chi dobbiamo. Infatti sarebbe più utile per noi avere gli occhi quando ci inquadrano la bocca. Io adesso ho fatto un film di Luc Besson nel quale c'era la bocca. La bocca, ti giuro Francesco, la bocca. Così è e ho detto, ma me li fate vedere sti occhi, così porca miseria. Così è impossibile. Come si fa? Non mi è mai capitato, per fortuna, perché veramente sarebbe allucinante. È allucinante. Ciao Alessio, ciao Francesco e tantissimi complimenti. Straordinario in due film meravigliosi degli anni Ottanta, cioè Birdie, che abbiamo ricordato prima, esatto, dove facevi Cage, e Platoon di Oliver Stone, dove il protagonista Charlie Sheen. Grazie di tutto da parte di Riccardo. Sul set non c'è precisione, dice Roberto, perché ormai gli attori vengono tutti dal Grande Fratello e da Miss Italia. Questa è una grande verità. Purtroppo sì. Purtroppo questa sì, è una grande c'è verità. Meno professionalità, vero sì, Francesco? Possiamo io dirlo. Mi sono trovato però a recitare con uno di questi. Tanto non si fa, lo sanno tutti, ed è stato insomma abbastanza complicato. Devo dire, lui è una persona carinissima, bravo, uno che si impegnava, comunque è migliorato, però non era facile, insomma. Era complicato anche a volte. Dai, no, botte risposta. No, perché non, siccome non si capiva bene quello che diceva, proprio a livello di non ti tirava la foto. No, non sapevi se era finito. Ma hai finito o no? Grande Francesco. C'è anche Anna Cesareni, grazie da, Anna, di essere con noi. Guarda dove sta, guarda dove sta. Da Scopelos. Capito? C'è la connessione a Scopelos. Sta soffrendo. Grande Anna. Possiamo essere invidiosi un pochetto? Che tra l'altro a Scopelos stanno un'ora indietro, sono le 9:30. Quindi secondo me è appena uscita da un ristorantino di pesce e se sta godendo il fresco da qualche parte. Fantastico. Con l'iPad sulle gambe. Fallo anche per noi. Grande Anna, grandissima. Li Shang in Mulan e Mulan 2 hai fatto, sì. Sì, condiviso anche dal tubo, sì, lo sappiamo. C'è anche Emanuele, Luca Carboni, Alessandro Giustiniani. Sasha dice: che cosa ne pensi dell'attore Kevin Bacon che hai doppiato in The Following e anche qualche film come Boston Caccia all'Uomo? È un attore molto complicato da doppiare per una vocalità particolare che ha e perché è molto, pure lui, molto molto vissuto, molto concentrato su se, cioè ha una recitazione un po' particolare, un po' tutta dentro, un po' tutta dentro, però trovo che sia un bravissimo attore, a me piace molto, anche nella serie che ho fatta su Following era molto bravo, molto bravo, bravo, sì. Veramente bravo. Questo fa parte di tutta quella schiera di attori che poi dal cinema sono passati alla televisione. Alla televisione. Perché ormai forse paga più la televisione del cinema. Senti un po', i documentari, ci dice Franca, ti apprezza anche a fare la voce narrante dei documentari. Ti piace fare la voce narrante? Mi piace molto perché trovo che sia. Io l'ho fatti per tanti anni per La Storia Siamo Noi, quindi sì, con Minori, con una redazione, con dei ragazzi pieni di passione, degli entusiasti che facevano dei prodotti bellissimi, sia di edizione loro, sia di, cioè di produzione loro, sia di edizione di roba che veniva magari dall'estero. Ho fatto 200 documentari sulla Seconda Guerra Mondiale, interrogatemi su tutto praticamente. Ma tu ti ricordi poi quello che leggi? Sai che c'è, cioè, io la Seconda Guerra Mondiale era un argomento che mi aveva interessato tantissimo già ai tempi della scuola, quindi già ero molto ferrato. Era argomento tuo? Sì, già ero molto ferrato. E quindi era un sapere, un accumulare notizie su proprio notizie. L'approfondimento. Ma anche un sacco di documentari di edizione, tutto il periodo del terrorismo in Italia, tutti gli omicidi del brigadiero. Belli argomenti. Bellissimo. Devo dire che purtroppo sai benissimo che quando li fai la tua attenzione non può essere solo esclusivamente all'argomento, ma è a quello che dici, quindi un po' di cose, parecchie cose te le perdi. Però insomma parecchie cose riusciamo anche capita a rimanere. Sì, ci capita a noi, mentre leggiamo, poi anche a volte prima lettura, quindi comunque tutto di fila senza mancare averlo letto, di leggere una cosa e poi quando ci interrompiamo di ammazza è bella sta notizia, bella, che ho dato, capito? Comunque sì, questo è vero. È bello, no, sì. Mi piace, io mi diverto a fare documentari. Allora, tu sei stato Artea in Gear Fighter Dendo. Lo sai che quando veniste premiati al gara del doppiaggio tutti eravamo scettici. Mandò Mazzotta uno spezzone in cui tu combattevi con Okuto e Ginga, standing ovation per noi. Che ricordi hai di Dendo? Aspetta, ti do una telecamera più frontale. Sei bastardo dentro, allora. Ragazzi,
ragazzi. Vi prego. Come facciamo? Se continuiamo su questa cosa dei giapponesi, non ne usciamo. Non ne usciamo veramente. Fassbender è molto bravo. È l'unica cosa buona dell'ultimo Alien. E ripeto la domanda perché è saltata. Grazie Carmelo che la riposti. Ricordo che se saltiamo qualche domanda, ripostatecela, certo, perché è meglio. Complimenti per tutto, Francesco, specialmente per Kyle Chandler in Bloodline. Che facciamo insieme, tra l'altro, insieme, sì, esatto. Visto che purtroppo ho finito la serie ieri, dove tra l'altro ha doppiato anche Alessio. Ci sono delle serie TV, ci sono delle serie TV che ti sono piaciute particolarmente? Sì, alcune più di altre. A me Following è una serie che è piaciuta molto, e Person of Interest non è un caso che sono quelle che sono arrivate anche tramite Facebook, no, tramite WhatsApp. Tramite WhatsApp. Vedi tutte queste. Questa è bellissima. No, vabbè. Lillo ne ha mandate 150, no, ragazzi. Veramente eccezionale. Scusate, mamma, questa la devo mandare. Chi ci sta seguendo in radio la vada a vedere su Facebook. The Expendables con Mino Caprio, Massimo Corvo e Francesco Prando. Grande. Francesco Prando, giovanissimo, guarda il colore dei capelli. Sì, vabbè. Vabbè, lui monta tutto, non ci sono problemi. Grande Lillo, grandissimo. Quindi insomma, le serie TV, tu fai tantissimo cinema, sì, veramente tanto, sì. Però insomma, la serie TV con l'appuntamento, con la ripetitività, con la scansione così lenta ma che comunque è compiuta all'interno dell'episodio, che te ne pare? Beh, diciamo che meno dire meno impegnativa è sbagliato. Cioè, serve probabilmente molto più impegno e fatica a fare un film che non a fare una serie. Quindi ogni tanto che ci sia un po' di serie non è male. Non è male, si stacca un pochino, diciamo, sì, si stacca un pochino. Sì. The Following, sempre da parte di Lillo, guarda che bella. Questo quando l'hai fatto? Following, che sarà? 5 anni fa? 5-6 anni fa, sì. 4-5 anni 4, fa. Grazie, continuate a mandarli, mo mollo un attimo Lillo perché altrimenti i vostri controselfie non me li filo di pezza e non è per niente carino. Allora, c'è un saluto anche da parte di Giuseppe che ci sta guardando e ce lo dimostra mettendo alle spalle il video che sta guardando in questo momento. Grazie Giuseppe, lo vedete anche a video in questo momento, ma per chi è in radio e vuole testimoniare la sua presenza, più 39 se WhatsAppate da fuori Italia, 328-79-48-796 è il numero per mandarci i vostri controselfie ed avere... Oh, questo è sempre Alessandro che ci fa un controselfie, diciamo, un po' inquietante, ma che a me piace molto perché l'esaltazione del selfie BR, noi e lui in dissolvenza quasi sulla nostra faccia, su noi che stiamo qua. Grande, grandissimo, ci piace molto, grazie mille. Allora, dammi un altro brano. Ti do un altro brano. Dammi un'altra musica. Allora, ti do... Dimmi. Ti do il 3. La numero 3 tua? Per me. Ah, vediamo qual è la mia. La mia è la... Dove cacchio sta? È la 6. È la 6. Allora, vabbè. Non parliamo del gruppo perché è un gruppo strepitoso. Poi soprattutto tu che sei batterista. Assolutamente. Cioè, molti motivi per amare questo gruppo. Ma questa canzone io non la conoscevo. Come non la conoscevo? Cioè non ce l'avevo nella libreria, l'ho dovuta reperire. Dimmi un po' da dove nasce questa canzone. Beh, è la prima canzone di questo album, viene. Possiamo già dire il titolo oppure... Lo puoi dire. Allora, è la prima canzone di Selling England by the Pound, yes, il gruppo di Genesis. Ed è probabilmente l'album che forse a me è piaciuto di più in quel periodo dei Genesis. Io li conoscevo perfettamente, erano il nostro gruppo di riferimento, col mio gruppo, perché ti ho detto, noi poi abbiamo fatto Progressive, Rock Progressive, quindi diciamo che loro erano molto di ispirazione, insomma ci siamo ispirati molto a loro, perché Rock Progressive è una musica particolare, con pezzi molto lunghi, con pezzi dove ci sono spesso tempi dispari, 5 quarti, 7 ottavi, quindi che tempi anche abbastanza complicati, quindi è una musica complicata.
e loro hanno caratterizzato praticamente per me tutto il periodo dai 13 fino ai 17-18 anni, cioè erano veramente il gruppo che sentivo, ecco, lì praticamente giornalmente, studiando i pezzi, studiando soprattutto lui. Phil Collins era, da quando è entrato a far parte del gruppo, era, lo ha cambiato proprio a tutti, sì, a proprio a tutti i livelli. E quindi per me è stato uno step importante nel mio modo di fare musica, nel mio modo di intendere la musica, nel mio modo nei miei gusti musicali, sicuramente, sì, hanno influito tantissimo. E questo è stato uno dei pezzi che probabilmente più significativi, sì, veramente, sì, più significativi. Andiamocela a sentire in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con Francesco Prando. Quarto pezzo che ha portato stasera, loro sono i Genesis e questo è Dancing with the Moonlight Night. Can you tell me where my country? Bello, che gran pezzo, perché poi io non ce l'avevo, cioè lo conoscevo, non ce l'avevo nella mia libreria, infatti mi sono rimasto un bellissimo. Po'. Allora andiamo ad esaurire qualche altro. Allora era Coupling quella serie di cui abbiamo mandato Coupling, quella foto, esatto. Con Crescentini e Bognagni, direttore Capone. Direttore il grande Claudio. Il grande Claudio. Allora, buonasera mitici da parte di Franca, che anche da Torino ci sta guardando e ce lo dimostra con un selfie, un contro selfie preso direttamente dalla nostra diretta. Grazie Franca di essere con noi, grazie sempre a tutti quanti. 328-79-48-796 è per essere con noi e per chiederci il selfie di giornata. Vi ospito a cena, dice Vittorio da Rimini, che sfigata sarebbe passare una serata con voi, che persone interessanti. Grazie Vittorio. Grazie. La cena, allora, poi lo diciamo meglio, sì, preparatela un po', perché ti chiederò culinariamente che tipo di persona sei te. Vediamo un po' che cosa esce fuori, perché a me mi piace, io sono uno che mangia, lo sai, se vede. E io sono uno che cucina. E tu, ah, vedi, allora guarda, adesso andiamo, appena torniamo in onda abbiamo la domanda già pronta, abbiamo assolutamente la domanda già pronta. Allora, hai mai giocato ai videogiochi? Ti chiede... oddio, ti chiede... Vabbè, pochissimo. Francesca, ti chiede Francesca. Pochissimo. Videogiochi pochissimo. Non ci giochi tu? Pochissimo. Non è una cosa che mi appassiona, non sono uno da PlayStation, da Nintendo, da queste cose proprio. Quindi non... quando hai fatto Fassbender in Assassin's Creed, come l'hai visto il film che è dichiaratamente tratto da un videogioco? L'ho preso per un film, io non sapevo assolutamente nulla di Assassin's Creed, assolutamente nulla. Quindi l'hai fatto come un film, non come un patito di videogiochi che va a fare il... assolutamente no. Ho capito. A proposito di Fassbender, la scena del bar in Shame dove ci prova con una ragazza, doppiaggio stupendo di Francesco. Quando ti capitano scene così, come le affronti di solito? Con grande impegno. Allora, no, rifammi la domanda perché non l'ho sentita. Allora, lui parla della scena del bar di Shame in cui ci prova con una ragazza. Beh, Shame era un film molto particolare. Molto particolare. Lui è un uomo con una personalità pazzesca, un erotomane, insomma, un personaggio tosto, pesante, insomma. Lì devi cercare il più possibile. Sai, noi a volte diciamo che per trovare empatia con i personaggi cerchiamo di attingere a qualcosa di nostro, di nostro, no? Certo. Perché almeno per riprovare determinate emozioni, sensazioni e tutto. Lì era complicato perché era un personaggio talmente psicolabile che grazie a Dio io estraneo proprio, non sapevo proprio veramente da dove. Cerchi di seguire il più possibile lui, anche aiutandoti in certe situazioni un pochino con la tecnica, per cercare di ricreare proprio quell'atmosfera, perché è un fatto proprio d'atmosfera, secondo me non è neanche un fatto di modo di parlare o di dire, ma proprio un sono delle magie, secondo me, che in certi momenti che succedono, noi che abbiamo veramente delle magie che nascono e che non sappiamo a volte come cacchio è possibile, esatto. A volte la facciamo e ci diciamo porca miseria, veramente è scattata la magia in tutto questo. È vero, assolutamente vero. Francesco, eccoci. Questo è il contro selfie. E ne faccio due. E un, due, tre. E uno. E due. Pronto il contro selfie. E anzi, selfie, scusate, di giornata. Che oggi ho dovuto fare col muletto, quindi sarà un po' sfocato. Non ne abbiate. Dopo la trasmissione, quando recupero il telefonino, ce ne facciamo uno fatto bene. Perfetto. Ok? Ce ne facciamo uno fatto bene. E magari poi vi manderò anche quello. Ma intanto è pronto il selfie di giornata. Ciao Alessio, vorrei il selfie, ma certo che arriva. Che ne pensi di, chiede sempre Francesca, delle produzioni tedesche?
Ah, è la domanda di prima. Ma io trovo, io ho visto delle cose tedesche, secondo me, molto valide. Sì. A livello anch'io. Cinematografico molto valide. A livello televisivo sicuramente tu ne puoi parlare molto meglio di me perché hai un'esperienza sui sì, tedeschi. 25 anni di Cobra, quindi, insomma, sì. Quindi ne sai di quante cose hai fatto anche sì, tu. Sì, ne sì, anche io tante. Di cose tedesche ne ho fatte anche uno ultimamente, poi oltretutto erano 6 o 7 stagioni di una serie che abbiamo fatto una appresso all'altra perché è una cosa nuova comprata, non mi ricordo neanche se da Mediaset o dalla Rai. Ma devo dire che i prodotti non erano male. Certo, loro hanno una vocalità talmente lontana dalla nostra sì. Che certe volte sembrano strani se li senti dal... Però devo dire che adesso arrivano anche delle serie turche. Là stiamo peggio, capito? Lo so. Siamo anche peggio. Però no, io trovo che la cinematografia e la filmografia anche tedesca, soprattutto a livello di film. Io ho doppiato 2-3 cose loro che ho trovato veramente di grande livello. Le vite degli altri, sì, un film no, bellissimo, veramente strepitoso. Quindi, insomma, loro hanno delle capacità e hanno anche dei bravissimi attori. Lillo ti ricorda che quella sera della fotografia tu gli facesti un gol di mezza rovesciata. È la mia specialità. Matt Dillon in da morire, per esempio. Vecchissimo. Mi ripeti la frase che Mark Sloan ha detto a Jackson Avery prima di entrare in coma, poco tempo prima che morisse in Grey's Anatomy. Mi piacerebbe tanto sentirtela ripetere in diretta se te la ricordi. No. Sinceramente, allora, anche perché sono passati. Allora, prima di tutto, sono passati credo no, ma poi, forse 7-8 anni. Guarda, ti lascio un secondo che vado a prendermi una Coca-Cola. La telecamera è quella, sì, avvicinati anche un po' di qua. Quella lì. Così continui e gli rispondi. Noi facciamo talmente tanta di quella roba durante una sola giornata, dicendo in una giornata 150, 200, 300 frasi. Capisci che ricordarti una cosa di 10 anni fa, una frase che tu hai detto in una puntata di una serie, diventa praticamente impossibile. Quindi sinceramente no, sono cose che un po' dimentichiamo e un po' è normale che non ci ricordiamo, perché saremmo veramente dei mostri assoluti a poterci ricordare una cosa del genere. Sì, poi sai che c'è? Che quando noi doppiamo la frase che poi diventa iconica, no? Certo. Non è che ce ne rendiamo conto no, in quel momento. È vero. La facciamo, diventerà un'icona poi di per tanti di voi, proprio della cinematografia, delle serie TV, ma in quel momento noi non ce ne rendiamo conto, la facciamo, cerchiamo di farla al meglio, ovviamente, meglio che si può, ma poi dopo non c'è passa, proprio... passa, purtroppo. Passa. E deve essere anche così. Facciamo veramente 9 ore al giorno di frasi una dietro l'altra. Ricordatevi, l'abbiamo detto, doppiamo in colonna separata, quindi noi parliamo in continuazione. Ci abbiamo soltanto come riposo il momento in cui parla l'interlocutore col quale stiamo parlando, esatto. Che però è un riposo vocale in quel momento, ma non mentale, perché stiamo già sul foglio a leggere la battuta successiva e siamo già pronti con l'attacco successivo. Quindi, dopo tutto questo, c'è bisogno proprio di decompressione, secondo me. No, anche perché probabilmente se tu mi fai la stessa domanda anche il pomeriggio, quando io ho detto quella frase la mattina, non so nemmeno se a distanza di mezza giornata me la ricordo. Certo, non ce la possiamo ricordare. Non Siamo già concentrati, mandando a memoria. Torniamo in diretta. L'abbiamo passata tutta veramente fino alla fine. Sì, Dancing veramente. With the Moonlight Night dei Genesis è il brano che ti ha portato veramente verso sì. il genere che poi avete usato sì, nel vostro sì, gruppo. Assolutamente sì. Senti un po', nei fuori onda sono arrivate delle domande e volevo dirazzare un attimo e andare altrove. Allora, quando Francesco Prando chiude, sì. Ok? Giustamente tu non fai il direttore, quindi a un certo punto tu chiudi, sì. Arrivederci, prendi la moto e vai a casa. Esatto. Francesco Prando esterno al doppiaggio, mm-hmm. Che cosa fa? Ma ti ho detto, faccio tantissimo sport quando posso, quindi mi tengo in forma con quello. Ho una figlia meravigliosa che è nella mia vita ormai da 19 anni, quindi c'è ovviamente lei nei miei momenti liberi. Tra l'altro prima ho sentito che si sta preparando sì, per la maturità. Dopo domani ha l'esame di maturità, quindi io gli mando un dove bacio sei? Enorme, un in bocca al lupo grosso come la casa. Grande. E andrà benissimo, non ho dubbi. Certo, ma è ovvio. Ovviamente. Poi ho ovviamente una compagna che fa parte della mia vita da 3 anni.
una presenza per me veramente importantissima, che amo molto, e poi ci sono anche altri interessi. Io lo so dove vuoi arrivare, fammi sta domanda diretta. Sei uomo da salato o da dolce? Da salato. E sei uomo da primo o da secondo? Da primo. E sei uomo che si lascia cucinare o che cucina? Che cucina. E quando cucina che fa? Fa un po' di tutto. Ecco, vedi, mi hai detto salato o da dolce? Io ti ho detto da salato, ed è vero perché cucino. Però io praticamente in quest'ultima settimana ho già fatto una sessantina di barattoli di marmellata, perché no, la dai, ti fai la confettura. Grandissimo. Da solo. Cioè, compri la frutta, compro tutto, frutta, barattoli, faccio i barattoli, sterilizzo, faccio tutto. Allora, sappiate che Francesco Prando, le giornate di Francesco Prando durano 34 ore, non 24, perché c'ha 10 ore in più nelle quali fa tutte queste cose. Io non so veramente come fa. Oh, poi una volta, tanti anni fa, io andavo a pesca, avevo questa passione fantastica, c'avevo una barca e facevo questa dottura e andavo a pescare i tonni. Ho fatto i campioni italiani, ho fatto di tutti. Abbiamo preso pesci fino a 240-250 kg. No, vabbè, ma ho foto, ho fatto tutto, tutto documentato. Tutto documentato, quindi non mi posso inventare niente. E facevo il tonno sott'olio. Cioè, tu il tonno che prendevi... Lo portavo a casa mia, una casa a Ostia. Un chilo di sleppa di tonno. 80, 90, 100 kg, insomma, pesci di queste... Lì, con un mio amico li aprivamo tutti quanti, avevamo il pentolone da campeggio grosso così, lo mettevamo in pezzi dentro, lo cuocevamo 4 ore con le giuste proporzioni di sale, l'aceto e tutto quanto, dopodiché si metteva a scolare, ad asciugare un giorno nelle pezze di cotone che venivano ogni tanto cambiate, dopodiché si facevano i barattoli con quel tipo di olio, poi si chiudevano i barattoli, una volta che si era aspettato che l'olio aveva assorbito tutto, il lavoro della Madonna, una cosa finita. Sì, poi si rimettevano nel pentolone, si ribollivano un'altra volta per fare il sottovuoto e dopo un paio di mesi si mangiavano e tu mangiavi il vero tonno sott'olio. Il tonno tuo, che non c'è da nessuna e com'è parte. Rispetto al tonno in scatola? Cioè, un'altra a parte cosa. Che il tonno si taglia con Cristiano non esiste, il tonno è duro come Il marmo proprio, assolutamente. E poi c'ha un sapore fantastico, anche perché poi quello che facevo io c'era l'olio, c'era il tonno e c'era il sale. E basta. Non c'era una conservante, non c'era nulla. Quindi dovevi mangiarlo anche entro un certo periodo, no? Un annetto. E quindi io facevo anche quello all'epoca, quindi io sono stato già, da là ero fissato con le mie cose che mi facevo da solo. E a parte questo, comunque io sono molto più sui primi, sono molto più sui salati, mi piace molto cucinare comunque il pesce, forse da lì mi è rimasto. A te piace anche cucinare cosa? In amicizia, per gli amici, fare cene, sì, sei sì, uno sì, che sì. Cucina, si mette in cucina. Sì, sono uno che sa cucinare anche per tante persone. Oh, e se mi inviti a cena e sai che io pure sono un primista, che cosa mi proponi? Allora, se ti propongo una mezza manica con scampi e pistacchi. Porca miseria, buona. Sì, molto, una cosa molto. Va fatta con gli scampi giusti in una certa maniera, vanno utilizzati. Quindi tu vai anche a fare la spesa, cerchi le cose certo. Precise. C'ho i miei fornitori, i miei pusher alimentari, assolutamente. Per determinate cose uno, per determinate cose l'altro. C'ho dei mercati dove è meglio il pesce, dei mercati dove è meglio la carne. La carne è lavoro, però. Te non potresti fare ristoratore? Andresti fallito. Andresti fallito sicuramente. No, però a me è una cosa che mi diverte, mi rilassa e quindi è una cosa che faccio sempre molto volentieri. Io vivendo da solo adesso, all'inizio, che ne so, la domenica mi metto magari in cucina e mi cucino delle cose per il resto della settimana, mi faccio dei minestroni, mi faccio dei passati, cercare di non diventare esagerato. E quindi insomma sono anche ormai abituato anche a organizzarmi in maniera tale per cui la sera quando arrivo alle 7:30 o 8 a casa non è che devo stare 1:30 in cucina a preparare, scongelo oppure ecco faccio le spese di carne, di pollo. Io a questo punto credo che anche la prossima domanda sia abbastanza scontata: mare o montagna? Tutte e due. No, questa mi meraviglia, pensavo che fosse solo mare. No, assolutamente. Un'altra cosa che io faccio negli sport, io vado a sciare, sono fissato con lo sci. Quindi l'inverno una settimana bianca scatta almeno sempre. Almeno una settimana bianca scatta sempre. Adesso faccio parte anche di questa associazione che si è creata nuova nell'ambito degli attori, la Sci Attori. Ma no, questa non la sapevo. Se andate su Facebook la trovate, la Sci Attori, abbiamo cominciato a fare le gare
dall'altro anno, che si svolgono a Campo Felice. Abbiamo degli allenatori che ci allenano, abbiamo degli sponsor. Questo in che periodo? Inverno, febbraio? Ovviamente inverno, gennaio, febbraio, marzo. Il prossimo anno sembra che ci siano degli agganci per andare a fare anche delle gare su Appila. Ma tu sei competitivo? No, io sono un esteta, che è diverso. E quindi? Sia nel tennis che nello sci e negli sport in generale che faccio, io preferisco farli bene e perdere. Cioè, se tu mi dici, capito, fai una partita a tennis, che preferisci, giocare bene e perdere o giocare male e vincere? Tutta la vita giocare bene e perdere. Mm. Perché mi diverto. Ci devi divertire, io deve essere divertire. La cosa che devo uscire. Sì, devo uscire bene, devo fare le cose fatte bene. Poi non, se non mi frega niente, se ne frega. Tutte le piste a 200 all'ora, quello no, le devo fare bene. A me mi piace il movimento fluido. Quindi sei un perfezionista. Sì, sì, sì. In tutto quello che fai. In quasi tutto. E sei anche una persona ordinata? Sì, molto. Nel senso che tieni all'ordine. Sì. Tu se devi cercare questo oggetto a casa, sai dove trovarlo. Adesso non esageriamo. No, chiedo. No, questo diventa un po' compulsivo, sì, in esatto, effetti. Esatto, però insomma, esatto. Sei uno, no, molto. No, sono ordinato, sono preciso. Giustamente ordinato, cioè quando la mattina quando esco per andare al lavoro, io mi rifaccio il letto, la cucina, c'è i piatti pronti, c'è tutto fatto, non c'è niente di sporco. Poi ovviamente è una persona che mi aiuta. Signore all'ascolto, un uomo da sposare, perché veramente... No, ma io sono già impegnato. Lo so, è impegnato. La mia anima gemella l'ho trovata. Quindi apposta, mi dispiace, avete perso il treno. Il treno l'avete perso. Quinto brano musicale. Allora, quinto brano musicale, siamo un po' lunghi con i tempi. Sì, ma non ti preoccupare, andiamo tranquilli. Ci preoccupiamo. Allora, quinto brano musicale. Che cosa ci proponi? Che cosa vuoi? Propongo per me un 5. Una numero 5, bella questa, bella. Allora, da dove nasce? Da dove arriva? È un altro gruppo che mi ha fatto innamorare. Un altro gruppo che mi ha fatto innamorare perché era... Questo probabilmente è stato il loro album più famoso. Si chiamava Breakfast in America. Sì. Era un super gruppo che io non sono riuscito a vedere dal vivo, ma ho visto tantissime volte su filmati, su YouTube, veramente dappertutto. Ho visto un sacco di concerti, sono veramente molto molto bravi e avevano un sound molto coinvolgente, a me piacevano molto e sono arrivato in un periodo in cui ero un po', non c'era qualcosa che mi mancava, è come se mi avessero colmato un po', riempito un sto vuoto. Quindi, ma cos'è del loro sound che ti stuzzica? La vocalità della voce. Mm. Avevano il cantante aveva una vocalità veramente pazzesca. E poi erano, secondo me, erano trascinanti, erano puliti, era un modo di suonare che mi apparteneva molto, a tutti i livelli. E quindi probabilmente per quello mi hanno colpito in maniera particolare. Questo è un pezzo del 1979 che ci andiamo a sentire adesso in diretta su Radio Cigliano, che bell'intro tra l'altro che c'ha. Dopo cena con Francesco Brando, loro sono i Supertramp e questo è Goodbye Stranger. Bellissimo. No, bella, questo è tutto l'album. No, è tutto l'album trascinante, ma questa non era la main track, se non mi ricordo male. Non questo credo. Era un secondo, era sì, un singolo di seconda uscita, sì, se non mi ricordo male. Però bello, 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 bello. Allora, andiamo sempre a vedere, qui abbiamo... Io devo adesso fare... Perché adesso ho fatto il selfie con telefono della radio, adesso devo riuscire a capire come mandarmelo per farvelo avere, adesso ci riuscirò. Allora, perché oggi abbiamo avuto, come ripeto, dei problemi tecnici, per cui stiamo andando in onda col muletto su Facebook e stiamo andando anche in onda su YouTube. E volevo dare un'occhiata anche alle varie chat che ci stanno. Oh, qua ci sta Giuseppe, c'è Rio, c'è Laura. E ci stanno seguendo anche sulla chat di Radio Cigliano e qui ci sono sempre i soliti spettatori su YouTube, perché qua ancora non mi conoscete, ma credo che dall'anno prossimo le trasmissioni su YouTube in diretta siano molto più molto più frequenti. Qui abbiamo un sacco di colleghi, chi è? Raccontali. Vabbè, c'è Domitilla che ancora ci segue. Grazie Domi, la grande Domi. Grazie Domi. Andrea che ci saluta, Andrea Mete. Un abbraccio Andrea, abbraccio fortissimo. Abbraccio forte, grazie di essere con noi. Poi allora sì, forse ho capito come fare, Forse ho capito.
guarda quest'altra. Chi è? Un'altra serie che non so se hai mai sentito, ma l'avrai sentita sicuramente. Dimmela. Fantaghiro. Fantaghiro, mamma mia. Io faccio un cattivo lì. No, Fantaghiro. Fantaghiro, sceglilo. Quale preferisci? Sopra o sotto? Tu che dici? Questa è più seria. Esatto, sopra è più scema. Quale preferisci? Questa sotto, dai. Vabbè, quella sotto. Dai, questa sotto, questa sotto. E allora, quanto c'ho? C'ho 3 minuti per copiare l'immagine e per mandarvela. Amici di Facebook, ricordatevi, quando puoi mandare selfie, pubblica... Sì, lo mando anche, adesso ve lo mando a tutti quanti. Allora, per avere il selfie vi ricordo 328-79-48-796. Condividete sulla vostra pagina Facebook il video che state... vedendo su Facebook, anche se non è quello ufficiale, che troverete su YouTube con tutti i cambi di telecamera e con la regia vera, lo troverete su YouTube alla fine della trasmissione in HD e adesso lo trovate in bassa qualità. Quello che state guardando adesso su YouTube è un video in bassa qualità. Allora, vedi? Allora, mi raccomando, vedete che ci sta tanta gente che ci chiede il selfie, vediamo se riesco a mandarvelo a tutti in botta unica senza dover farlo in più riprese. Mi sa di no, perché siete veramente tanti. Se abbiamo saltato qualche domanda, mi raccomando, ripostatela, perché purtroppo siamo fallaci anche noi e a volte ce le perdiamo. Devo fare un annuncio per quanto riguarda la diretta di sabato. Sabato Dugustis non andrà in onda. Sabato ci sarà una replica, perché per problemi personali saltiamo il Dugustis. Sapete che quindi martedì abbiamo chiuso il ciclo su Radio 1 New York, quindi la prossima diretta su Radio Cigliano ci sarà giovedì prossimo alle 21 con il nuovo ospite che ci sarà a dopo cena con. Tutto il resto saranno repliche, quindi mi dispiace, però purtroppo è così. Ma non abbiamo chiuso, abbiamo ancora delle sorprese, sia per quanto riguarda i Dugustis o Trigustis, sia per quanto riguarda i dopo cena. Quindi mi raccomando, restate sempre con noi, perché abbiamo voglia di andare avanti. Chiuderemo più o meno intorno al 20 di luglio le trasmissioni regolari su Radio Cigliano con le dirette. A quel punto ci saranno soltanto repliche e poi si va a finire a settembre. Allora, io penso di avervi mandato quasi a tutti quanti il selfie di giornata. Se è scappato qualcuno, mi faccia richiesta. L'ho mandato a tutti quanti e ci sono riuscito. Allora, no, allora, vedi, il grande Mitamura, allenatore di Mila. Mila e Shiro. Ma come no, mi ricordo. Vabbè, c'è qualche cartone animato, l'ho fatto pure io. Sì, porca miseria. Salutiamo Franca, che è andata a letto. Andrea Mete l'abbiamo già salutato. Francesco, ti ricordi? Questa la facciamo in diretta adesso, perché ce n'è una sola che secondo me ti ricordi. Bene, torniamo in diretta. Supertramp, Goodbye Stranger, quinto pezzo portato da Francesco Prando a dopo cena con. È il 29 giugno 2017, sono le 23.04, siete in diretta su Radio Cigliano. Una nostra ascoltatrice, un nostro ascoltatore che si chiama Davide, dice: ti ricordi qualche battuta di 007? Allora guarda, manco ho messo la base, ce n'è una sola secondo me che vale la pena di essere ricordata. Quella. È quella. È quella. Vai. Il mio nome è Bond, James Bond. Che è, secondo me è un po' come per un attore recitare Shakespeare, per un attore classico recitare Shakespeare, per un poeta leggere un sonetto, una poesia di Parini, capito? Una cosa del genere. Secondo me è la caratterizzazione del doppiaggio. E poi con la caratterizzazione abbiamo tutti nelle orecchie Pinolocchi, no? Che l'ha fatto per 30 anni, quindi veramente è un paragone un po' scomodo. No, ma non è scomodo secondo me, perché Pino lui non l'avrebbe potuto fare. No, Pino non l'avrebbe potuto lui fare, non l'avrebbe potuto fare. Vabbè, ma dai tempi di Pino adesso il doppiaggio proprio è cambiato, è cambiato il linguaggio, è cambiato il modo di farlo, è cambiato l'approccio proprio al tipo di film, è cambiato tutto. Senti un po', ma
tanti dicono il doppiaggio è finito, ormai il doppiaggio è sul viale del tramonto. Che ne pensi tu? Se parliamo a livello qualitativo, io ho paura che siamo in una fase, diciamo, di stanca, sicuramente non di miglioramento, ma proprio perché non c'è la possibilità e il tempo più di imparare di insegnare ai giovani questo mestiere nella maniera giusta, in modo da farglielo apprendere con calma e dar tempo a loro di fare le esperienze giuste per poi diventare qualche cosa di più. Se parliamo di fra un po' non si vedrà più, non ci sarà più doppiaggio, perché ormai in streaming, in film, in lingua originale, io su quello non sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro sta polemica è annosa, no? Sì. Perché ho visto una puntata di una trasmissione su Rai 3 che si chiama Kudos, nella quale c'era proprio doppiaggio sottotitoli e c'erano dei colleghi dialoghisti che parlavano di questa cosa qua e uscivano sempre i soliti luoghi comuni, che sono quelli: da una parte leggereste mai Chekhov in russo e dall'altra però ti perdi la recitazione dell'attore originale. Ma sono questi i due, sono due compromessi. Cioè, tu il film lo vedi con un compromesso. Comunque, o sai perfettamente la lingua originale, certo, allora tutto lo vedi, lo capisci, perfetto, è la soluzione migliore, è la situazione migliore. Però la devi sapere perfettamente. Però la devi sapere perfettamente, non ti devi perdere nulla di quello che dico. Se no sono due compromessi: o ti perdi la recitazione, perché comunque sei costretto a guardare i sottotitoli. Su questo poi, sì, per i sottotitoli, certo, ti perdi le scene, l'ambientazione, se tu leggi la fotografia. In quel momento quello che fa l'attore non lo vedi, certo, perché comunque perdi il tempo, non lo puoi vedere tutto. E se no perdi il linguaggio originale, però puoi vedere tutte le espressioni dell'attore. Sono due compromessi, quelli che ti danno meno fastidio probabilmente è quello più giusto per te. Abbiamo avuto la prova che i film con i sottotitoli sono stati proiettati in 3 cinema che dopo 6 mesi hanno chiuso, quindi qualcosa mi dice. Io non è che dico che il doppiaggio ci deve essere a tutti i costi, dico che sono due compromessi, quindi uno deve scegliere qual è il meno invasivo. Ma oggi poi, come oggi, c'è tanta gente che i sottotitoli non è abituata e non li vuole vedere. Io penso che facciamo un lavoro di grande qualità, siamo dei professionisti di un certo livello e riusciamo a non far snaturare il film, riusciamo a non cambiarlo. Io penso che sia sicuramente. Poi mi permetti, riusciamo a fare esattamente quello per cui lo sceneggiatore l'ha scritto, l'ideatore l'ha creato e il regista l'ha girato. Cioè rendere comprensibile immediatamente, senza nessun tipo di diversità, di esoticità, quello che si vede sul film. Se tu avessi girato un film in lingua italiana e lo vedessi proiettato a Parigi con i sottotitoli, secondo me diresti sì, ma questi poracci non capiscono niente, certo, non ci arrivano a capire le sfumature che ho voluto dare. Certo, deve essere fatto un buon adattamento e deve essere fatta ben recitato il film, certo, e questo però noi lo diamo per scontato. Ce lo possiamo permettere, credo, di darlo per scontato? Direi proprio di sì. Credo che dopo 80 anni, 70 anni, quanti sono di doppiaggio, ce lo possiamo veramente anche prendere. Perché da questo punto di vista il doppiaggio è migliorato sempre, cioè è diventato maniacale la ricerca dell'uguaglianza all'originale, anche troppo, del forse rispetto. È vero? Anche troppo, secondo me, anche troppo. Io non smetterò mai di dire che oddio, che era War Machine, non mi ricordo qual era quel film, un film sui computer degli anni 80, i computer erano fatti di silicone. Tutti di silicone, non di silicio, capito? Perché silicon stato tradotto silicone, e all'epoca nell'81, nell'82 non c'era internet, non c'era consapevolezza, c'è stato un errore grandissimo, enorme, certo, e il film è andato sempre in onda al cinema con silicone. Adesso queste cose è difficile che esistano, è difficile che si ripropongano. Allora, vediamo qualche altra domanda. Questa qua che mi ci vale, ci riperci, ti chiede appunto, rispondi, please. Fantaghiro. Dunque, Tarabas, chi era? Nicholas Rogers, l'attore, pensa. Se me lo ricordo sono un fenomeno. Veramente, guarda. Se me lo ricordo sono mille punti per Francesco se se lo ricordo. Nicholas Rogers era forse l'unico attore uno dei pochi attori non italiani della serie. Beh, serie fantasy per eccellenza.
ma non di eccellenza, insomma, no, come serie. Non di eccellenza. Forse il fantasy all'epoca, a parte i Neverending Story, quelle cose là, non era molto... No. Adesso fantasy ce n'è a tonnellate. E poi stiamo parlando veramente di roba di 30 anni fa, credo. Sì. Non credo... Veramente produzione italiana. Vi ho mandato il controselfie, è arrivato, e io direi che... Diamo una stretta e andiamo col sesto brano che ha portato oggi Francesco. Allora, andiamo con, per me il numero 8 e per te pure. Per me pure. Allora, questo è un brano strumentale. È un brano tutto strumentale. Sì. Di una band strepitosa. Di un musicista. Di un musicista strepitoso. Di una band strepitosa. È un, credo che sia uno dei musicisti che ho visto più spesso in concerto. Proprio per la sua... per il suo estro, per il suo modo di essere diverso, per il suo modo di aver creato un suono assolutamente diverso con la chitarra. E io purtroppo non ho potuto partecipare a una serata in cui lui era venuto a Roma per fare un concerto, e la sera prima del concerto, era già a Roma, andò in giro per locali per Roma. Ma che figata! E capito questo mio amico, c'era questo locale molto famoso all'epoca che si chiamava Manuia, uh-huh, che stava a Trastevere, e dove si faceva tutta la roba di avanguardia, quindi a quel tempo si faceva la fusion, jazz rock, tutta questa roba qua. E lui capitò in quel locale, lo riconobbero ovviamente, c'erano 40 persone, e gli chiesero per favore se poteva fare un pezzo lui. E l'ha fatto. Lui, molto carinamente, andò sopra, prese la chitarra e l'amplificatore, mosse due o tre cosette, magicamente si sprigionò questo suono che era il suo suono, e 30-40 persone a una distanza di 4 metri hanno goduto mezz'ora di questa musica celestiale con questa tecnica pazzesca. Cioè, sono quegli episodi che, cioè, succedono una volta nella vita, che proprio succedono una volta nella vita. E lui è straordinario. Io trovo questo brano emozionante, struggente, e allo stesso tempo di una delicatezza, e non lo so, è un brano che mi fa vedere la natura. È una cosa un po' vaga, però mi fa immaginare, che ne so, dei paesaggi particolari, dei momenti particolari, mi fa pensare a un'alba, mi fa pensare a un risveglio. Evocativo proprio. Io la prima volta che l'ho sentito mi sono dovuto sedere, perché veramente è stato un impatto fortissimo. Era già il periodo in cui, insomma, Pat Metheny l'ho cominciato a sentire intorno ai 23-24 anni. Mi sono comprato la qualunque sua, perché vedo, ho praticamente tutta la sua discografia, che è infinita, perché lui ha prodotto da morire una quantità di album pazzesi, avrà fatto 40 album, credo, una cosa del genere. Però questo brano io ce l'ho dentro, perché veramente lo trovo emozionante, credo che sia la parola più giusta. Eh sì, allora andiamocelo a sentire. È un brano strumentale, ma veramente che dà una carica, ti mette una carica interna eccezionale. Pat Metheny col Pat Metheny Group, e questa è James in diretta su Radio Cigliano. Perché poi le sonorità sono semplici di Pat Metheny, non sono sonorità pazzesche, no. Però riesce a orchestrare. Però c'è questa chitarra che è una cosa struggente. Io vedo l'alba qua, vedo la brina, vedo la rugiada, non lo so perché, mi dà questa... è stata proprio la sensazione immediata quando l'ho sentito. Quindi però tu, quando ascolti un brano musicale, al di là delle parole, al di là di quello che è, io non so se tu hai la capacità, per esempio un brano in inglese, di capire al volo quello che dicono. No, almeno non sempre. Non sempre. Però insomma l'orchestrazione, l'arrangiamento è importante all'interno del brano. Assolutamente sì. E ti dà immagini? Non sempre, anzi devo dire quasi mai, ma in questo caso è stato immediato, e forse subito. È per quello che avvolge, è avvolgente, lo sento tutt'uno, lo sento compatto, completo, non lo so. Cioè, lui giustamente dice, sono sonorità semplici, perché non c'è niente di violento, è tutto molto delicato, però è di un energetico, secondo me. È vero, mette energia. Questo è un brano più da risveglio o da prima di addormentarsi, secondo te? Per me è da risveglio. Questo è da risveglio, è per dare carica,
quando me sale l'asticella della carica. Infatti mi fa pensare all'alba. Ma tu paesaggisticamente sei uno che guarda, ti piace viaggiare, ti piace vedere, sì, ti piace conoscere, e guardi, che ne so, le architetture dei posti quando ci vai o i paesaggi naturali? Ma io guardo un po' tutto. Quando vado in un posto mi piace vedere il posto che vedo da più punti di vista, non solamente o paesaggistico oppure architettonico. A me mi piace un po' l'atmosfera che c'è del posto, l'equilibrio che c'è, ci può essere, ecco, fra la natura e l'architettura. Poi, quindi tu sei uno che si mette su un aereo e va? Sì, mi piace. Ti piace? Mi piace, sì. Italia, però anche molto estero? Se mi capita, sì. Ecco, l'altra estate, quando mia figlia ha finito la scuola, allora ci siamo presi 4-5 giorni e lei siamo partiti, siamo andati a Amsterdam. Ci siamo fatti questo viaggio bellissimo, siamo andati a vedere musei, perché poi lei fa l'artistico, quindi è pane per i suoi denti. È pane, sì, per i suoi denti, quindi l'ho portato a rivedere, perché l'avevamo già visto, però era molto piccolo, il museo di Van Gogh, il Risk Museum, che è un altro museo spettacolare, dove ci sono delle cose bellissime. Abbiamo visto dei Vermeer meravigliosi, cioè abbiamo visto delle cose spettacolare. Poi magari un giorno siamo presi a bicicletta, siamo fatti girare tutta Amsterdam, dei parchi, siamo andati in giro a vedere, quindi un po' tutto, mi piace vedere tutto, non mi piace vedere tutto. Sei uno che... ed è bello, è stato bellissimo condividere con lei. E ti piace anche conoscere la gente del posto, nel senso, se vai in Germania, se vado in Italia, sì, se vado in posti dove posso farlo e dove posso avere un dialogo. Certo, se vado in Germania e trovo uno che non parla una parola d'inglese, no, quello no, certo, è impossibile. Ma se c'ho la possibilità, a me la condivisione, sei compagnone, e lo scambio, insomma, come persona, è bello questo, perché comunque spirito libero, no? Spirito abbastanza libero. Però non sono assolutamente chiuso da questo, anzi, mi piace molto il fatto dello scambio, no? Mi piace la cosa estemporanea, mi piace la condivisione nata, che ne so, su un treno, che tu stai facendo un viaggio, trovi una persona, due parole, improvvisamente ti accorgi che sono 3 ore che stai parlando. Che parte un discorso, sì, certo. E poi magari ti resti anche in contatto. Lo trovo bellissimo. È una cosa fighissima. E sei più tu la fai la vacanza sbracato senza fare niente, o comunque c'è bisogno di un po' di movimento all'interno della tua vacanza? Io sbracato senza fare niente reggo 2 giorni. Basta. Poi mi devo muovere, devo vedere posti, E ti piace guidare girare anche? Sì, non ho mai fatto grossi viaggi in macchina, devo dire la verità, quello no. Cioè, quelli che guardano, poi magari ti fermi, allora scopri un posto che non sapevi. No, però l'ho fatto anche con mia figlia quando era piccola, ci siamo fatti un viaggio, siamo partiti da... dove stavamo, oddio? In Italia? No, stavamo in Svezia, siamo partiti però non dalla Svezia, insomma abbiamo preso la macchina, siamo fatti tutta quanta la Svezia, abbiamo fatto le isole fino ad arrivare a Stoccolma. Bello, itinerante proprio. Quello è stato bellissimo, tutti alberghi, però avevamo prenotato tutto, perché comunque proprio all'avventura che non sai dove andare la sera, esatto, non si può fare. Sono d'accordo se con te. Se sono da solo lo posso pure fare, già se sono, che ne so, con mia figlia o la mia compagna, cioè non va bene, sì. E sei più da Europa o da America te? Nel senso, cioè, sei stato in America? Sì, sono stato una volta solo in America. In America, poi ho Stati fatto Uniti, Messi, sì. Ho fatto altri posti, ho fatto Guatemala, insomma giù ci sono andato. Però l'America mi piacerebbe molto, ci sono stato una volta solo. Hai fatto un itinerante anche là? No, sono stato 5 giorni a New York proprio e basta. E basta. Quindi questa è stata la mia America. No, quindi non l'hai vista per niente. Quasi come me che ci sono mai stato, vabbè, io devo andare sicuramente a New York per vederla, però insomma forse io che sono stanziale, io quest'estate farò una vacanza 2 settimane in un villaggio e guai chi me schioda, ma c'ho proprio bisogno di non fa niente, piedi nell'acqua e basta. Sì, ognuno c'ha la sua vacanza. Ognuno c'ha la sua. Certo. Però vedi, mi stuzzicherebbe forse il viaggio però in America, per esempio, on the road. Non sono proprio come te, nel senso che io mi sono preso una casa di una settimana in Sicilia sulla spiaggia, una casa proprio, quindi la mia intenzione è quella, però io già mi sto informando su tutti i paesi vicini, sulle spiagge, andare a vedere le riserve naturali, quindi a me mi piace molto. Ti piace girare, sì, proprio, fa parte di te. Sì. Torniamo in diretta.
E che bello questo pezzo di Pat Metheny, James, pezzo veramente evocativo. Francesco ci diceva, a me ricorda l'alba, mi fa pensare alla reattività della vita quando sorge il sole e tutto si accende, no? Sì, si anima. Sì, è proprio un fatto di energia che è bellissimo proprio. C'è anche Barbara Castracane che ci dice che siamo tanto belli e ci dà subito una buonanotte e ci dà, ammazza, è stata 20 secondi praticamente. Francesco, prima parlavi di Person of Interest, serie molto tecnologica e futuristica. Com'è stato fare una serie pazzesca come Revolution, quella serie in cui la Terra viene sconvolta da un blackout infinito perché ci sono delle pietre che controllano l'energia elettrica? Voi lo mettete in crisi. Ma è sempre Vale che mi mette in crisi, che mi fa queste domande. Vale le conosce tutte. Le conosce tutte. Tu sai che loro sono molto più biografi di noi, nel senso che se avessimo bisogno un giorno di una biografia completa, dovremmo mettere un appello in internet e avremmo tutto. Ma anche però guarda che mi dice anche Vale. Sì, esattamente, Rogers era Nicholas Rogers, Fantaghirò. Te lo sei ricordato, grande. Che ne pensi di Kevin Bacon? Ma mi sembra che abbiamo già risposto a questa domanda. Ti ha impegnato The Following in qualche momento della serie? Beh, lui era un personaggio complicato, non era un personaggio semplice. Le serie ci impegnano sempre, qualunque cosa facciamo ci impegna. Se tu parli di un impegno particolare, forse in alcuni momenti sì, ma non più di altre. Ma sai, poi quando la scena è carica di emozione, di qualche cosa, che sia una scena di un film, sì, magari nel film la vedi più di una volta, hai la possibilità di ripeterla più di una volta, ma anche l'approccio che hai verso la serialità è lo stesso. È lo stesso, non cambia, non trovo che ci siano difficoltà. No, hai assolutamente ragione. Non è che siccome la serie è meno blasonata del film, noi ci andiamo con il piede, come si dice, col piede sinistro, certo. Capito? No, quello sono assolutamente d'accordo con te. È assolutamente così, per me almeno, ma anche per Francesco, perché lo conosco bene e so che veramente si impegna in maniera assolutamente professionale in tutto quello che fa. 3287948796 è il WhatsApp per avere il controselfie, il selfie di giornata, per mandarci i vostri controselfie, e condividete sulla vostra pagina Facebook questo video. Adesso andiamo a sbirciare un'altra volta nelle condivisioni per ringraziare chi ha condiviso nella seconda parte della puntata. Oltre a Saso, che aveva già condiviso, c'è anche Monica, c'è Nemes Belfiore, grazie per aver condiviso, e il Manu, che bel nome, che ha condiviso anche la nostra pagina, Alessandra, e poi Official Animation Empire, che ovviamente loro si ricordano dei cartoni animati, ma insomma Francesco Brando ha fatto James Bond, Spectre, ha fatto le serie di Incantesimo, grazie per le righe di accompagno. Ha condiviso anche Christian e Alessio e anche Gianna, grazie mille, continuate a condividere, ricordo a tutti quanti che è l'unica maniera per essere social con noi, no, 2.0, ma come dico io 9.0. ricordo a tutti quanti che la prossima diretta di Radio Cigliano ci sarà giovedì prossimo, non sabato come avevo annunciato prima, perché Dugustis sabato non andrà in onda, e il Dugustis di Speciale New York di martedì è terminato, abbiamo chiuso la stagione, quindi la prossima diretta su Radio Cigliano ci sarà giovedì prossimo. Andiamo con il penultimo pezzo musicale. Penultimo pezzo musicale, mettiamo il mio numero, te lo dico, vedi, sono arretrato. Il tuo numero 5. Il mio numero 5. Oh, che bella questa canzone, che non è una delle sue più prezzolate, diciamo, quelle che si sentono sempre. No. Lui, com'è per te? Lui è un grandissimo musicista. Musicista, vero? Musicista. È un grandissimo musicista, già ai tempi del trio. Sì. Il trio era pazzesco, sì, i Police erano pazzeschi. Lui è in minore rispetto al trio, io l'ho trovato sempre in minore rispetto al trio, con tutto che ha dato delle grandissime interpretazioni, delle canzoni di grande impatto emotivo, sì, e musicale, però le canzoni del trio ne vai a prendere una qualunque, la prendi, e secondo me è sempre superiore a lui come produzione singola. Non so, secondo me avrà una carica in più, non so se tu hai questa stessa impressione. È un'evoluzione, ovviamente. Non te lo so dire, secondo me sono due cose abbastanza diverse. Lui ha un
preso un po' una strada laterale rispetto a probabilmente doveva essere così, evitabilmente staccandosi da quella che era la realtà dei Police, ha preso una strada che non era la stessa, perché sennò sarebbe rimasto con i Police, avrebbe continuato in quella direzione. Io trovo che lui ha spaziato in tante direzioni e lo trovo un grandissimo musicista. Questo pezzo in particolare è qualcosa per me di importante a livello del mio strumento. Sì, perché qui ci suona quello che secondo me è uno dei più grandi batteristi, forse di tutti i tempi, però un batterista straordinario, un italo-americano che lui chiama Vincenzo quando fa i concerti, e si chiama Vinny Vincenzo con l'aiuta, ed è una cosa pazzesca. E questo Seven Days è un pezzo in 5/4, è un pezzo disparo. Adesso entriamo una cosa un pochino più tecnica. No, spiega, cioè, perché è carina sapere questa cosa qua. I 4/4 è tan 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 ta 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 ta, è tutto in 4, invece 5/4 è ta 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 ta. C'è un quarto in più. C'è un quarto in più. Esatto. Ed è molto più complicato, ovviamente, il tempo disparo è molto più difficile. E lui fa questo tempo disparo che ha avuto su internet, credo, il maggior volume di studi su questo tempo, perché lui fa un tempo che sembra semplicissimo da tenere, da fare, ed è, se tu lo vai a tentare di rifare, impossibile, una difficoltà pazzesca per quello che ci fa sotto, per la... però è uno estremamente delicato, è un tecnico pazzesco, è un virtuoso, però allo stesso tempo è uno non esagerato mai. Quindi io una volta che ho sentito questo pezzo sono diventato assolutamente pazzo. E questo ci hai provato a rifarlo? Ancora ci provo a fare questo. Però no, ovviamente è impossibile rifarlo nella maniera più assoluta. Ma se tu vai su internet è pieno di studi proprio su questo pezzo. E allora, che trovo comunque bellissimo. È bellissimo, tra l'altro. Ascoltiamocelo in diretta su Radio Cigliano 23:27, dopo cena con Francesco Prando. Sentite che meraviglia questo 5/4, tempo disparo, per Sting, grandissimo artista che ci delizia su Radio Cigliano con Seven Days. Seven Days was all she... certo. E certo, valla a fare con la batteria, tra l'altro, certo. Ma poi anche con gli altri strumenti, perché anche gli altri strumenti devono entrare, quello qui, per forza, devono andargli dietro. Però la batteria è diverso. E come si fa? Cioè, si fa. Oltretutto fa cose stranissime, sì. Fa tutti i controtempi su un tempo disparo già, quindi è già complicatissimo per conto suo. E poi senti com'è delicato. No, ma certo, non te ne accorgi. Io non me ne ero accorto, non lo sapevo. Cioè, questo è un po' come il doppiaggio, no? Non farti accorgere che c'è il doppiaggio e allora c'è la magia. Esatto. Questa è un'altra magia. Fantastico. Eccezionale. Mi piace troppo. Ma il tuo artista... Adesso tu hai portato degli artisti stasera, ma il tuo gota degli artisti, cioè l'artista che a te ti ha fatto veramente forse sognare di più, che ti ha fatto emozionare di più, di tutti quelli da quando hai iniziato a sentire la musica oggi, quale può essere stato, se vuoi dargli un nome? Perché insomma, poi ognuno... sono tanti, sicuramente sono tanti. E non a caso io uno di questi quattro l'ho lasciato per ultimo. Certo. E può essere lui forse il tuo più grande artista. Beh, io quando ho scoperto il jazz ho cominciato a sentire un po' di tutto, dai classici, dai vecchi musicisti, da Monk a Miles Davis, cioè ho sentito ovviamente di tutto. E lui già suona uno strumento che è struggente di per sé. Poi, guarda, ero molto combattuto se portare questo o portare My Funny Valentine, che è un altro pezzo eccezionale. Però questo lo trovo ancora più... io sento un peso quando sento questo pezzo. Un peso di cui poi ti liberi o un peso... Sì, assolutamente. Però sento qualche cosa di grosso. C'è come... roba. Sì, c'è roba. C'è roba. C'è tanta roba dentro. E io credo che non puoi dire, io non ce l'ho un artista che, oddio, quello è il tuo idolo di riferimento. No, non c'è. Non ce l'ho. Ma invece con la musica leggera italiana tu come sei orientato? Beh, io trovo che ci sia
ci siano dei personaggi. Tu oggi non mai, sì, mai no, portato Venditti, vabbè, però. Però più che altro non era musica leggera ideale, era un tributo a Roma, cioè, quello. Esatto. Guarda, oggi come oggi, se io ti avessi dovuto portare un brano, forse ti avrei portato un pezzo di Negramaro, che mi piacciono molto. Io sono anche, calcola, influenzato dal tipo di musica che fanno, certo. Perché comunque quel tipo di musica mi piace, è musica comunque suonata bene, sono bravissimi musicisti. A San Giorgio poi è strepitoso, genio, veramente, sì. Assolutamente un genio. Però pure a livello italiano io trovo che ci sia gente, gente, a me piace Vasco, per esempio. Però mi stai parlando dagli 80 in poi, musica anni 60-70, tu come la trovavi? Fantastica. Se mi parli di Mina, io mi posso impazzire. Mina, Dalla, De Gregori, Dalla, che ne so. Ma anche Battisti. Battisti, cioè noi abbiamo dei, dei geni assoluti. Paoli è un altro che mi piace tantissimo, ha fatto delle canzoni meravigliose. Cioè, noi di gente brava ce ne abbiamo. Sì, una tanta veramente. La musica leggera italiana anni 60, fine 50, inizio anni 60, è inarrivabile, secondo me è proprio iconica del, del, dell'epoca, però è inarrivabile. Ci abbiamo avuto anche dei pazzi, cioè anche Parolieri abbiamo avuto, eccezionali, Pazza pure a Patti Bravo, cioè, sì. Pazza furiosa, pazza, ma furiosa, però con grande talento, una verve pazzesca. Sì, proviamo in diretta. E qui si sta esaltando Francesco con questa batteria di Seven Days di Sting. Bellissimo. Questa però, voi non ci avete proprio intenzione di rifare delle cover, di rimettervi a fare qualche cosa come all'inizio? Guarda, diciamo, io sto provando anche a corrompere qualcuno all'interno del, del lavoro, perché io ho suonato anche un bel periodo con un sacco di colleghi. E chi erano? Fuori nomi! Fuori nomi! Allora, per, ho suonato con tantissimo tempo con Edoardo Nordio. Sì. Edoardo non è il basso, molto bravo anche. Lui pure aveva iniziato a fare, a farlo più, più seriamente, poi ha smesso, però insomma è molto bravo. E per il periodo abbiamo suonato con Sergio Lucchetti che cantava. Che come lui, no, poi Sergio ha fatto un bellissimo geniale. Disco. Sì, sì. Ha fatto un bellissimo disco. Lui però, a differenza mia, io l'ho fatto con tutti amici. Lui l'ha fatto con tutti i professionisti. Ha fatto gli strumentisti, e ha preso. Vabbè. E si sente. Poi pure con un periodo con Roberto Pedicini che cantava pure lui, sempre con Edoardo. E quindi fare una specie adesso di band del doppiaggio. No, secondo me si, può, progetto. Si potrebbe pure fare. Tanti anni fa con, pure con Davide Lepore, lui suona pianoforte, insomma qualche cosa abbiamo fatto, non molto, però insomma qualche cosa abbiamo fatto. A me piacerebbe anche, per, anche magari fare delle cover, magari trovare delle cose giuste, sarebbe carino, cioè aspetta che c'è Alberto Caneva, è bravissimo, sì, insomma, no, basso e contrabbasso è molto bravo, quindi insomma qualche cosa potrebbe uscire, una bella band, qualche cosa potrebbe uscire, potrebbe uscire, sarebbe carino. Poi tanti anni fa io partecipai a un progetto, non so se tu ne hai mai sentito parlare, il coro del doppiaggio, come no, ti ricordi? Come no? C'era... a Casa di Maggi andavamo, sì sì, c'era il coro, beh, addirittura era in, in così è stata ventilata una partecipazione a Sanremo, sì, sì. Una cosa, poi si sgonfiò tutto quanto, però okay. Era divertente cazzeggiare insieme, sì, no, dopo i turni, carino. E organizzarci così. Sì, perché poi, come diceva anche l'altra volta Sandro, noi siamo amici di tutti, però poi siamo amici nel senso che se io ti chiamo e ti dico andiamo a mangiarci una cosa, andiamo a mangiarci una cosa, però poi non succede, capito? Anche vero, se poi ognuno è amico di tutti quanti e siamo tutti quanti, sì, perché poi quando ci capita sta i turni insieme, magari ci abbiamo l'ora di pausa, ci andiamo, ci andiamo a mangiare una cosa, capito? Chiediamo se sta benissimo, si sta benissimo, quindi potrebbe essere una bella cosa, sì, ludica questa qua, niente male. Ultimo pezzo, a questo punto io so qual è, di portato da Francesco Prando oggi. E allora ci stavi dicendo nei fuori onda che questo l'hai lasciato per ultimo apposta. Sì, sì, emozionalmente è un pezzo struggente, bellissimo, di un artista con un'anima immensa, secondo me, e con una forza dentro che arriva con un cazzotto allo stomaco. Quindi è uno di quegli artisti che mi ha fatto apprezzare e amare sempre di più il jazz. E quindi
visto che tra l'altro è proprio la base, diciamo, della tua esperienza musicale, ce l'andiamo a sentire immediatamente. Questo è un pezzo del 1989. Sentite che atmosfera meravigliosa. È un peccato sporcarla, infatti non lo facciamo. Chet Baker è Almost Blue in diretta per voi su Radio Cigliano. La pelle d'oca. Mi si addrizza i piedi, non c'ho caso. Lo so, la pelle d'oca, veramente. Lo so. Ci sono quei brani che li senti mentre stai incazzato, nervoso, decontestualizzati, perché te li ritrovi che tu non sai neanche che stanno partendo e che improvvisamente però ti fanno fermare, no? E che ti stai là e dici, vabbè, è una giornata di merda, non funziona un cazzo, è tutto, però adesso io 5 minuti, anzi 7 minuti e 45 me li prendo per abbassarmi, per mettermi... Questo forse, mentre quello di prima era l'alba, questo potrebbe essere un po' un tramonto, sì, vero? Come struttura. Che bello, perché poi jazzisticamente pochi colleghi hanno portato brani jazz, molti mi hanno portato musica leggera, anche musica straniera, americana, tanti cantautori italiani, tantissimi, però forse è la prima volta che passiamo un pezzo così articolato, no. Perché poi il jazz sembra semplice, no. Ma semplice è un cazzo, ma di che? Ma quando mai? Assolutamente no. Allora, è arrivato Nemes Belfiore, ti sto mandando il selfie anche a te. Ricordo a tutti quanti, e ve lo mando anche in sovrimpressione per farvelo vedere, per chi sta su YouTube ovviamente, che questa trasmissione si può vedere anche su YouTube, in questo momento in diretta in bassa qualità. Fra un po' carico l'HD e lo potrete avere sempre disponibile. E pagina di YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi, più siamo, anche qui stiamo crescendo e vogliamo diventare ancora di più, mi raccomando, iscrivetevi. Mentre questa è la pagina Facebook di Radio Cigliano, soprattutto per voi che siete su YouTube in questo momento, andate, mettete un like, perché sembra strano dirlo, ma facendo web radio un po' di questo campiamo, del vostro gradimento, e più ce n'è e più siamo spronati ad andare avanti. Quest'anno è in chiusura, adesso abbiamo allentato, abbiamo chiuso la trasmissione su le trasmissioni su Radio 1 New York, fra un po' chiuderemo anche le trasmissioni su Radio Cigliano e se ne riparlerà a settembre, e il vostro gradimento è importante per capire in che direzione muoverci, quindi mettete un like, grazie. Francesco, com'è sta radio? È figa. Com'è sta radio? È perché figa, è divertente. Tu sei stato da Pino Insegno. Sì. Sei stato da Pino, che è tutta un'altra cosa, è un altro tipo di radio. Sì, è certo. La radio più istituzionale, diciamo, certo. No? Mentre questa è cazzara sicuramente, però mi piace questo contatto. Beh, è una bella atmosfera, sicuramente è un'atmosfera più raccolta. Tu hai fatto radio in vita tua? No. Mai fatta radio? Neanche come conduttore negli anni 70, no, 80, assolutamente niente. No. E non era un media che ti interessava all'epoca? No, probabilmente non sentivo anche di non essere in grado di farla, non avevo neanche la capacità, cioè ci vogliono delle capacità particolari per fare la radio. Cioè, beh, però tu musicalmente sei preparato. Sì, ma sono due cose abbastanza diverse, io non credo che ci siano grosse attinenze da quel punto di vista. La tua conoscenza, la tua, perché so, anche cultura musicale è una cosa, ma poi hai una necessità di un contatto con il pubblico di un certo tipo, una capacità di esserci sempre, di entrare in una certa maniera anche nelle domande che ti fanno, nel rapporto con chi ci ascolta. Non lo so, non so se non era stato. No, non era e una poi cosa per quella cosa che dici te, che comunque quello che fai può essere anche l'ultimo, ma lo devi fare con sì, precisione, assolutamente, no? Con, sì. Con tutti i crismi, sì. E quindi io le cose raffazzonate non te danno, non te ce vedi. No, non me ce vedo, preferisco farne di meno, ma quelle poche magari. Ma poi sai, di meno fino a un certo punto, perché poi non è che ne fai poche. Tra la passione della cucina, la passione della musica, no, e il doppiaggio, che comunque porta via il tempo che porta, certo. Sappiamo quanto è. Certo, no, ma infatti io non c'ho una vita
sedentaria, diciamo, no? Nella maniera più assoluta. Oh, ma ti manca il dolce non far niente, il fancazzismo, non so come chiamarlo, non so come definirlo, il fatto di poterti svegliare una mattina? Ho un amico mio che ogni volta che mi vede mi dice: ma tu perché lavori? Lui non fa un cazzo, ha la possibilità di farlo ovviamente, però non fa niente, non gli piace non fare nulla, si sveglia, ciondola, fa, poi dopo magari va a zappettare l'orto, fa delle cose molto easy e molto così. Io lo so 40 anni che non so che cosa sia il fancazzismo, proprio zero. Ho perso proprio l'abitudine al fancazzismo. A me non mi piace stare senza fare niente. Ecco, l'altra mattina mi avevano tolto un turno e potevo stare tranquillamente a casa, invece mi sono alzato abbastanza presto, ho detto: mo' c'è il turno a mezzogiorno, facciamo la marmellata. Ho preso, andato al mercato alle 7:30 di mattina, ho preso tutto, ho comprato. E quante cose si fanno in una mattina libera? Ma figata. Che una tu dici, oddio, ho fatto il turno, porca miseria, stai a casa e nelle tre ore del turno fai una marea di, cose che non avresti mai potuto fare. Veramente, sì. Quindi iperattivo ma consapevole tu della tua iperattività. Sì, assolutamente, non è che... No, io sono uno che se si sveglia la mattina a letto c'è sta poco, un quarto d'ora, 20 minuti. Non cincischi, no. Non ti piace. Anche perché so che non mi riaddormento. Quindi se ho il pensiero di dire: poi ci provo a riaddormentarmi perché sento, ma se vedo che mi sono svegliato. Ma invece la sera sei uno da televisione? Sì, un po' sì. Un po' sì, te la guardi? Sì, me la guardo, mi rilassa. Più che altro cosa guardi? Film, telefilm, talk show, gente che parla? Guarda, un po' mi informo ovviamente, qualche telegiornale, perché stando fuori tutto il giorno uno almeno si informa un pochettino. E poi ho un canale meraviglioso su Sky che guardo in continuazione. Oddio, che è Sky Arte. Ti piace i documentari dell'arte? Beh, c'è documentari, ci sono servizi su tutto, sull'arte a livello di mostre, di pittori, ci sono documentari, ho visto quando è stato 2-3 giorni fa un documentario su Picasso bellissimo, parlava proprio della storia, della sua evoluzione. Cioè a me piacciono queste cose, piacciono molto. Informarti, sì, me le vedo molto. Vedere e capire, sì, sono molto poi, belle. Quarto d'orina vede pure Sky Sport, ci va benissimo. Sì, perché poi il calcio c'è, sta, esiste, sì, non è che... Un minimo, sì. Roma? Assolutamente sì. Chiedo. Non va neanche fatta questa domanda. Chiedo, che ne so. Guardi, io sono fuori, io sono Ferrari, capito? Io sono da tutta un'altra parrocchia. Quindi per questo chiedo, perché sono completamente fuori dai giochi. Torniamo in diretta. Ma la delicatezza di questo brano, veramente, la delicatezza che ti trascina, veramente sei sballottato. Anche voce pazzesca, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, veramente bello. Signore e signori, vi ricordo un'altra volta che la prossima diretta di... su Radio Cigliano ci sarà giovedì prossimo. Ci prendiamo una settimana di vacanza che non era voluta, ma sabato abbiamo un impegno io e Alessandro, e quindi non possiamo andare in diretta con la trasmissione. E martedì si è finita il dopo cena, il Dugustis New York, quindi se ne riparla giovedì prossimo alle 21 con un altro nuovo ospite. Io sto vedendo, mi state chiedendo gli ultimi selfie, ve li mando al 328 79 48 796. Scusate per la qualità del selfie, non è proprio quella migliore, ma adesso ce ne facciamo uno prima di andare via. Perfetto. Lui non lo sa che gli sto per dare la sola di giornata. Porca miseria. Però voi che lo sapete, immagino che stiate un po' così ridendo, ma è una cosa semplice, non è niente di che. Io ringrazio tutti quanti per essere stati con noi qui in diretta. Ringrazio Francesco per questa enorme maratona. È stato un piacere assoluto. Grazie, ma veramente sono contento, perché poi tutti voi che venite, quando vi dico: guardate, sono 2 ore, ma magari poi arriviamo anche alla terza, oddio, invece poi secondo me passa rapido, è vero, passa velocemente, hai ragione perfettamente, passa che ma quando che si scivola. Sta bene il tempo è così. Infatti, quando si sta bene. Allora, io ti do una bella telecamera frontale. Mm-hmm. Sì, oddio. Sei venuto, abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato insieme, ti sei messo un po' a nudo, abbiamo scoperto cose di te, guarda i cuori che volano, mettetene ancora di più a video per Francesco Prando, sono tutti quanti tuoi. Francesco Prando, chiudi la trasmissione. Ebbene, una bella responsabilità chiudere la trasmissione. Chiudi la trasmissione, io a questo punto taccio. Allora, tu a questo punto taci. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito,
ringrazio voi che ci seguite, che ci dimostrate che ci seguite con il vostro interesse, con il vostro supporto, con i vostri commenti, con i vostri apprezzamenti, che per noi sono veramente ossigeno. Quando ci fate sapere che il lavoro viene apprezzato, che viene fatto in una certa maniera, per cui vi piace, vi trasmettiamo delle sensazioni, vi trasmettiamo delle emozioni, siamo sicuramente molto felici. Quindi io stasera voglio ringraziarvi di cuore, è stato un piacere condividerlo questo momento insieme a Alessio, è stato un momento divertente in cui sono venute fuori un sacco di cose e in cui sono stato felice anche di parlare un po' di me, della mia vita, di quello che ho fatto, di quello che spero di fare ancora, e quindi grazie, continuate a seguire questa trasmissione perché veramente ne vale la pena. Grazie. Buonanotte a tutti, un abbraccio e a presto. Senti, c'è Andrea che ci sta imprecando contro, voleva sapere, Andrea, di Bloodline che cosa ne pensiamo, rapidamente. Pure quella è una serie abbastanza complicata, un casino. Noi abbiamo fatto, l'abbiamo finita adesso l'ultima. Tutta l'abbiamo finita completamente, tre stagioni. Completamente finita, però pure lì ci abbiamo capito poco, perché secondo me anche loro ci hanno capito poco, nel senso che non sapevano più da che parte andare. Sì, secondo me sì. E quindi si però sono bella, un po' complicata la serie d'ambiente, non era male, io mi sono divertito a farla. No. E continuo l'ultima cosa che ti dico è il mio soprannome che ho dato all'attore che ho doppiato un sacco di volte, lui è il re della caccola. È vero. Perché è di una difficoltà doppiarlo, perché fa finta di cominciare, e poi si ferma e poi non parla, cioè mette in difficoltà a te. Sì, l'ho riempito di parolacce, sì. Ma proprio l'ho riempito, è stata vero. Una difficoltà. La caccola pazzesca. Per noi non è questa, è no, quando uno fa tutti i movimenti per i quali stai là che attacchi e invece devi attaccare dopo perché là è muto. Esatto. Praticamente, e questo è Bloodline in generale. Grazie della bella chiusura, Francesco. Ma grazie a voi, grazie ancora. Veramente. Noi chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook, perché non finisce mai qui. Certo. È veramente una cosa estrema. E vi ricordo che trovate tutto quanto sul podcast su Radio Cigliano e il video su YouTube. Adesso in SD, poco fra un po' in HD. Grazie, condividete ancora questo video se siete qui, anche se lo vedete tardivamente, perché è bello, è stato bello stare con voi. Grazie mille, grazie Francesco. Grazie a te. E ci vediamo giovedì prossimo alla prossima diretta. Ciao. Ciao. E adesso chiudiamo anche con voi. Dobbiamo chiudere 90 cose, quindi siamo pieni veramente di cose. Grazie Francesco. Appuntamento, gli appuntamenti ve li abbiamo detti. Se riesco a trovare il mouse, vi do la buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. E ciao anche.